Allora, buonasera, io sono Renato Caputo e questo è il primo corso di quest'anno accademico dell'Università Popolare Antonio Gramsci e parleremo della filosofia di Hegel che è alle basi, diciamo, della filosofia marxista, di cui ci siamo occupati negli anni precedenti. Hegel è un filosofo tedesco, nasce a Stoccarda, nella Germania del Sud, nel 1770. Siamo nell'epoca, diciamo, dell'assolutismo illuminato. E nasce in una famiglia del ceto medio. Il padre era un funzionario, diciamo, di questo principato, del Baden-Württemberg, appunto nel sud della Germania. Hegel, a partire dopo aver fatto degli studi classici, simili più o meno al nostro liceo classico, si iscrive nel 1788 al seminario teologico di Tubinga, che sostanzialmente, era la scuola universitaria, nel Baden-Württemberg, in quanto ancora non c'era l'università pubblica e quindi, diciamo, questo livello di studi era controllato, diciamo, dalla chiesa luterana. Questo istituto si chiama lo Stift, in cui andavano, diciamo, i giovani più brillanti e benestanti di questo principato, il Baden-Württemberg. Qui, in questo seminario teologico, funziona più o meno come funzionano adesso i seminari, cioè nei primi 2 anni si studia la filosofia come introduzione, poi ai secondi 3 anni in cui si studia la teologia. E, diciamo che funzionava come un campus universitario, nel senso che gli studenti risiedevano, in questo seminario teologico e in questi anni Hegel studia insieme a altri due importanti intellettuali dell'epoca, che diventeranno, diciamo, importanti intellettuali di questo tempo, in particolare il poeta Hölderlin, che è uno dei principali poeti tedeschi e europei tra il 700 e l'800, e Schelling, che è, diciamo, l'altro grande esponente dell'idealismo tedesco, che è, diciamo, questa corrente filosofica di cui Hegel è, diciamo, il massimo esponente. In questi anni, appunto, Hegel entra nel seminario nel 1788, praticamente l'anno successivo, nel 1789, come sapete, scoppia la rivoluzione francese e diciamo, gli studenti del seminario teologico, almeno quelli più progressisti come Hegel, sono dei ferventi sostenitori della rivoluzione francese, tanto che formano un club politico, ovviamente clandestino, perché dentro il seminario teologico e anche nel Baden-Württemberg era vietato, in cui appunto discutono, degli eventi della rivoluzione francese e cercano appunto di sostenere questo spirito rivoluzionario e di individuare il modo affinché la rivoluzione possa svilupparsi anche in Germania. Hegel è, diciamo, il più fervente sostenitore della rivoluzione francese e diviene un po' il leader di questo club clandestino politico che si era creato appunto all'interno del seminario teologico. Nel 1793 Hegel, diciamo, completa gli studi, quindi, diciamo, raggiunge la laurea, e a questo punto, non essendo particolarmente ricco di famiglia, abbiamo detto viene da una famiglia del ceto medio, non è, diciamo, un aristocratico, quindi non può vivere di rendita e quindi dedicarsi completamente allo studio, ma allo stesso tempo Hegel, proprio per lo sviluppo politico che ha avuto, soprattutto in questi anni della rivoluzione francese,
non ha nessuna intenzione di fare il pastore protestante, cioè diciamo il sacerdote della Chiesa luterana, che era diciamo l'obiettivo primo di chi si laureava in questo seminario teologico. E quindi sostanzialmente ha come unica alternativa, volendo diciamo proseguire l'attività intellettuale senza però legarsi alla Chiesa e allo stesso tempo avendo di che mantenersi per vivere, diviene precettore privato. In quest'epoca ancora non si erano affermate le scuole pubbliche e quindi essenzialmente le famiglie ricche, le famiglie aristocratiche pagavano un giovane intellettuale che viveva insieme alla famiglia aristocratica e si occupava diciamo dell'educazione e della formazione dei figli della famiglia di questa famiglia aristocratica. Hegel decide di svolgere questo impiego, questo lavoro nella città di Berna in Svizzera, perché appunto in questa città si era sviluppato proprio nel periodo della Rivoluzione Francese uno Stato repubblicano in qualche modo che aveva alcuni aspetti almeno apparentemente dello Stato ideato da Jean-Jacques Rousseau, che Hegel aveva studiato negli anni, in segreto ovviamente perché era vietato, negli anni dello Stift, e quindi era interessato anche a conoscere questo sistema politico. Quindi si trasferisce come precettore privato a partire dal 1793 fino al 1797, appunto nella città di Berna in Svizzera. Nel 1797, per riavvicinarsi diciamo al dibattito filosofico che in questo periodo conosce un grandissimo sviluppo proprio in Germania, sono gli anni in cui si è sviluppata prima la filosofia di Kant e poi la filosofia di Fichte, che è il primo grande esponente dell'idealismo tedesco. Hegel decide di tornare in Germania e quindi grazie all'amico Hölderlin, che lo convince, in quanto Hölderlin segue le lezioni universitarie di Fichte e diciamo si esalta per queste lezioni. Fichte, per chi non lo sapesse, era diciamo un giovane intellettuale molto brillante e rivoluzionario, era anche lui un acceso sostenitore della Rivoluzione Francese, e anzi Fichte, a differenza di molti altri intellettuali tedeschi che inizialmente avevano diciamo accolto entusiasticamente la Rivoluzione Francese e tuttavia negli anni in cui la rivoluzione si radicalizza, quando sostanzialmente i giacobini si alleano con i sanculotti, cioè con i rappresentanti delle masse popolari, tutti questi intellettuali che sostanzialmente avevano appoggiato la Rivoluzione Francese fino a che aveva avuto uno sviluppo liberale borghese, nel momento in cui ha questo sviluppo diciamo più radicale, democratico, in cui per la prima volta le masse popolari svolgono una funzione importante, sostanzialmente abbandonano il sostegno alla Rivoluzione Francese e divengono dei critici, spesso anche diciamo feroci. Al contrario, Fichte è uno dei pochissimi, se non il solo grande intellettuale che invece sostiene apertamente la Rivoluzione Francese anche nelle fasi diciamo più radicali. Scrive anche dei testi molto importanti che ovviamente usciranno anonimi, proprio a sostegno della fase democratica e giacobina della Rivoluzione Francese. Quindi diciamo Hegel, grazie a Hölderlin, ottiene un posto da precettore a Francoforte, dove rimane svolgendo questa professione fino al 1800. Diciamo che
l'impiego da precettore aveva anche il vantaggio, non trascurabile in quest'epoca, che questi giovani di famiglie non particolarmente ricche potevano sfruttare le ricche biblioteche delle famiglie aristocratiche, perché ovviamente in quest'epoca non esistevano, diciamo, non c'era questa grande diffusione dei libri anche in formati economici, i libri erano piuttosto rari e comunque avevano un prezzo considerevole, non si erano sviluppate come adesso le biblioteche pubbliche, e quindi insomma questa posizione era importante anche per poter approfondire i propri studi. In questi anni giovanili Hegel compone quelli che saranno poi pubblicati dopo la morte di Hegel, postumi, questi primi scritti di Hegel, che verranno intitolati dai curatori, che erano, diciamo, dei filosofi della scuola di Diltei, una scuola che si sviluppa in Germania intorno agli anni 20 e 30 del Novecento, che appunto riscoprono queste opere giovanili che non erano state pubblicate da Hegel, erano rimaste allo stato frammentario, e li organizzano dandogli il titolo complessivo di scritti teologici giovanili, e così queste opere sono ancora oggi generalmente conosciute. Bisogna dire che però il titolo è in parte fuorviante, perché appunto accentua esclusivamente l'aspetto, diciamo, teologico di questi scritti, mentre, diciamo, l'argomento di questi scritti, come vedremo adesso che li esporremo, è in realtà essenzialmente teologico-politico, cioè Hegel si occupa, diciamo, di questioni teologiche, però in funzione politica, cioè in funzione dello sviluppo della rivoluzione francese anche in Germania, dove invece dominava ancora l'ancien regime. Quindi diciamo che lo studio della religione è funzionale a un obiettivo politico, e ovviamente questo aspetto nella lettura che ne daranno questi pensatori della scuola di Diltei è completamente oscurato. Diciamo, è una corrente filosofica sostanzialmente reazionaria che cerca, diciamo, di presentare invece il giovane Hegel come un pensatore romantico e mistico in qualche modo, che in realtà, appunto, come cercherò di dimostrare, è una lettura molto, molto discutibile e molto debole. Infatti, diciamo, il problema da cui partono questi scritti, problema di fondo che sta un po' alla base di tutti questi scritti, è l'interrogarsi di Hegel sui motivi per i quali la rivoluzione francese non si è estesa alla Germania, ma diciamo, i principi tedeschi si sono, diciamo, alleati con le forze reazionarie che hanno aggredito la rivoluzione francese, cercando di impedire che lo spirito rivoluzionario potesse, diciamo, svilupparsi anche negli altri paesi. Diciamo, questo è il problema fondamentale del giovane Hegel. In questo interrogarsi sui motivi per cui la rivoluzione non si è estesa alla Germania, Hegel giunge, diciamo, a una prima conclusione, ovvero che in Germania è mancato quel presupposto culturale che ha consentito lo sviluppo della rivoluzione in Francia, ovvero il pensiero illuminista. Come credo saprete, appunto, nei decenni precedenti allo scoppio della rivoluzione francese, diciamo che la rivoluzione politica e sociale francese è in qualche modo preparata dallo sviluppo di una corrente filosofica decisamente rivoluzionaria sul piano delle idee, che era, diciamo, la filosofia illuminista, che in qualche modo opera una rivoluzione culturale che prepara poi il terreno per la rivoluzione francese. E Hegel si rende conto essenzialmente che, mancando in Germania, diciamo, questo presupposto,
questa, diciamo, rivoluzione del pensiero, questo aveva impedito che anche in Germania si sviluppasse una rivoluzione di tipo sociale e di tipo politico. E quindi sostanzialmente Hegel ritiene che, in quanto appunto intellettuale rivoluzionario, che vuole che la rivoluzione dalla Francia si estenda anche al suo paese, alla Germania, ritiene essenziale che anche in Germania si abbia una rivoluzione culturale, una rivoluzione a livello delle idee, a livello del pensiero, che in qualche modo prepari le condizioni per una rivoluzione politica e sociale. E, tuttavia, Hegel si rende presto conto che la situazione culturale in Germania è differente dalla situazione che c'era in Francia, perché in Francia sostanzialmente la rivoluzione protestante era stata repressa, schiacciata con la violenza, con il sangue, a partire, diciamo, dalla strage della notte di San Bartolomeo. Poi i protestanti erano stati perseguitati da Richelieu, da Luigi XIV, eccetera. E quindi sostanzialmente la religione che dominava in Francia era la religione cattolica, che era uno strumento, diciamo, dell'assolutismo. E quindi diciamo che l'illuminismo francese si era sviluppato con una critica diretta e molto radicale contro la religione cattolica come appunto strumento del dominio. Invece in Germania la situazione era diversa, in particolare in regioni come il Baden-Württemberg, dove invece si era affermata la riforma protestante, che dal punto di vista della religione ha costituito una vera e propria rivoluzione. E proprio per questo diciamo che la religione non si era ridotta quasi esclusivamente a uno strumento di potere, ma era ancora viva e soprattutto aveva ancora una forte presa sulle masse popolari. E quindi secondo Hegel questa rivoluzione culturale in Germania deve necessariamente fare i conti con la religione, cioè non può affermarsi, cioè diventare, conquistare le masse popolari, non rimanere, diciamo, nella mente di pochi intellettuali isolati, soltanto se è in grado di, diciamo, rivoluzionare il pensiero religioso, proprio perché il pensiero religioso non è qualche cosa di esteriore, ma è qualche cosa di ancora profondamente sentito dal popolo tedesco. E quindi sostanzialmente perciò questi scritti sono teologici politici, proprio perché Hegel cerca di rivoluzionare il pensiero religioso per, diciamo, consentire l'affermarsi di una rivoluzione culturale che prepari la rivoluzione politica e sociale. E quindi Hegel in questi scritti parte dalla critica alla concezione allora dominante della religione, della teologia, che appunto aveva appreso negli anni in cui aveva studiato al seminario teologico di Tubinga, dove appunto veniva insegnata quella che era la concezione, diciamo, allora dominante, che era ovviamente la concezione favorevole alle classi dominanti del tempo, e che Hegel appunto critica radicalmente per sviluppare da questa critica una concezione diversa della religione, una concezione, diciamo, rivoluzionaria della religione. Vediamo quali sono i principali punti di riferimento di questo tentativo di Hegel ripensare e di rivoluzionare il messaggio religioso, in particolare il messaggio del cristianesimo. Diciamo che i riferimenti per la realizzazione di questo progetto, Hegel li trova negli autori che aveva letto segretamente, in gran segreto, già negli anni di Tubinga, perché erano opere
vietate e che tuttavia circolavano, diciamo, clandestinamente tra gli studenti rivoluzionari, appunto, come Hegel. Tra questi i riferimenti più importanti sono Spinoza. Spinoza, per chi non lo sapesse, è stato uno dei più importanti filosofi, pensatori rivoluzionari tra il 600 e il 700, olandese, diciamo, legato a quel grande processo rivoluzionario che c'era stato nei Paesi Bassi nel periodo della lotta di liberazione nazionale contro la Spagna, che era invece il caposaldo della Controriforma. E Spinoza è un pensatore importantissimo da questo punto di vista, cioè per la critica della religione, della concezione tradizionale della religione, in quanto Spinoza era stato, diciamo, il primo pensatore che aveva fatto uno studio, diciamo, storico e critico di quelle che erano considerate precedentemente le sacre scritture. Cioè Spinoza è il primo che fa una critica radicale di tutto il messaggio della Bibbia, studiando la Bibbia non appunto come un testo sacro, ma come un testo, diciamo, con uno studio filologico e una critica filosofica, che sarà poi importantissima perché, diciamo, sarà ripresa e sviluppata dall'illuminismo. Peraltro Hegel insieme a Schelling hanno una funzione molto importante, perché il pensiero di Spinoza, proprio per questi motivi, era stato, diciamo, era stato bandito, era stato vietato, era pericolosissimo soltanto parlarne, e Hegel e Schelling hanno una funzione importante perché sono, proprio in questi anni della Rivoluzione francese, sono tra coloro che riscoprono l'importanza di questo pensiero e contribuiscono alla pubblicazione per la prima volta in Germania delle opere di Spinoza, che erano state immediatamente messe all'indice in tutta Europa proprio per il loro contenuto rivoluzionario e critico verso la religione. Il secondo referente importante è Lessing. Lessing, per chi non lo sapesse, è il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, e Lessing sostanzialmente, proprio perché la religione in Germania, che era, diciamo, la patria della riforma protestante, aveva, diciamo, una presa più forte sulle masse popolari, non aveva sviluppato una critica radicale alla religione come quella di Spinoza, che proprio per questo era stata messa subito all'indice e quindi sostanzialmente aveva avuto un'incidenza solo su gruppi di intellettuali molto radicali che riuscivano ad avere, diciamo, delle copie pirata delle opere di Spinoza tramite i libertini francesi che le avevano diffuse, diciamo, in clandestinità. Lessing, che invece vuole, diciamo, parlare a un pubblico più ampio e non essere messo subito alla gogna come Spinoza, cerca invece di attaccare direttamente la religione come aveva fatto Spinoza, cerca sostanzialmente di reinterpretare, diciamo, in senso rivoluzionario la religione, in particolare la religione cristiana. E vedremo che Hegel in qualche modo seguirà un po' questa scia di Lessing, che appunto aveva cercato di ripensare l'illuminismo nel contesto, diciamo, della Germania, che era un contesto diverso da altri paesi. Infine, il terzo riferimento essenziale, che Hegel sempre aveva, diciamo, studiato in gran segreto negli anni del seminario teologico di Tubinga, è Rousseau. Rousseau era il filosofo più rivoluzionario dell'epoca, in qualche modo, era, diciamo,
il filosofo a cui si erano ispirati i giacobini, a cui si era ispirato Robespierre, che in qualche modo aveva ispirato le fasi più radicali della rivoluzione francese. E in particolare Hegel è molto influenzato dalla concezione della religione che Rousseau aveva sviluppato nell'Emilio, questa importantissima opera che ha rivoluzionato il pensiero pedagogico, e in particolare la Confessione del vicario savoiardo, in cui sostanzialmente Rousseau espone la sua concezione di una religione, di una nuova forma di religione. Rousseau in quest'opera prende le distanze dalla posizione sostanzialmente di critica ateistica della religione che avevano sviluppato gli illuministi, perché appunto Rousseau, a differenza degli illuministi precedenti che avevano posizioni più liberali, che miravano a una rivoluzione, diciamo, delle classi della borghesia sostanzialmente, della borghesia come classe emergente, invece Rousseau voleva una rivoluzione, diciamo, più radicale, una rivoluzione che fosse non solo politica ma anche sociale, e quindi si rende conto che per ottenere questa rivoluzione c'era bisogno di una partecipazione delle masse popolari. E quindi, siccome le masse popolari, a differenza, diciamo, delle classi colte che erano piuttosto critiche o scettiche rispetto alla religione, le masse popolari erano invece fortemente condizionate dalla religione, e quindi non assume, diciamo, questa posizione di critica esterna alla religione, ma cerca di sviluppare una concezione politica e rivoluzionaria della religione, che poi sarà storicamente importante perché appunto i giacobini, durante la fase, diciamo, più radicale della rivoluzione francese, la fase democratica giacobina, avevano cercato di sostituire alla religione cristiana una nuova concezione della religione, una concezione, diciamo, politica e rivoluzionaria della religione, con per esempio i culti legati alla Dea Ragione, che volevano appunto in questo modo sostituire il pensiero mitologico religioso con un pensiero, diciamo, filosofico e scientifico, e tuttavia per, diciamo, coinvolgere le masse popolari, utilizzando, diciamo, questo espediente sostanzialmente. Infine, Hegel, che appunto aveva avuto una formazione classica, negli anni giovanili aveva studiato a fondo i classici della cultura greca e romana, tende a contrapporre, come faceva, diciamo, la borghesia, che al tempo era ancora una classe sociale rivoluzionaria, sin dall'umanesimo e dal Rinascimento fino alla Rivoluzione francese, che appunto per contrastare l'ancien régime, gli stati, diciamo, assolutisti, che si fondavano sull'alleanza con la religione cristiana che si era affermata nel Medioevo, invece si richiamavano al mondo classico, al mondo greco e romano, dove si erano affermati i grandi ideali della democrazia e della Repubblica. E quindi tendevano a contrapporre la cultura classica come una cultura sostanzialmente rivoluzionaria alla cultura cristiano-medievale, che era invece interpretata appunto dalla borghesia come classe emergente rivoluzionaria in questi secoli, come invece una cultura reazionaria e al servizio, diciamo, dell'ancien régime, dell'assolutismo. E quindi, secondo Hegel, questa rinascita di una nuova concezione rivoluzionaria della religione, che deve essere alla base di una rivoluzione culturale che a sua volta deve preparare il terreno per una rivoluzione politica e sociale, deve appunto in qualche modo richiamarsi alla concezione classica, in particolare alla concezione greca della religione, che, come credo saprete, era una religione molto più politica della religione cristiana. La religione cristiana è sostanzialmente una religione
antipolitica, che in qualche modo si contrappone alla politica, mentre invece la religione greca era la religione della polis, era la religione, era una religione fortemente, fortemente politica. Ovviamente questa concezione del mondo classico era una concezione evidentemente unilaterale, ovvero la borghesia come classe rivoluzionaria interessavano soltanto gli elementi rivoluzionari presenti nella cultura classica, appunto la democrazia, la repubblica, è anche una concezione politica della religione, e quindi tendevano a non considerare, a non dare importanza invece a tutti quegli elementi diciamo reazionari del mondo antico, del mondo classico, e in particolare alla questione essenziale della schiavitù, che era poi diciamo il tallone d'Achille del mondo classico. Questi, diciamo, questi elementi erano, non venivano considerati, e ovviamente del mondo classico si aveva una visione idealizzata dove si mettevano in luce soltanto quegli elementi che venivano considerati utili per una rivoluzione di tipo culturale. Quindi, detto questo, possiamo cominciare ad analizzare brevemente il primo frammento di questi scritti teologici giovanili, che sono tutti frammenti che Hegel non pubblicò, furono pubblicati solo dopo la morte di Hegel. Il primo frammento è stato intitolato Religione popolare e cristianesimo, in cui sostanzialmente questo scritto Hegel lo scrive subito prima di lasciare Tubinga nel 1793, in cui contrappone la concezione classica della religione, cioè una religione del cittadino, forte ovviamente è l'influenza di Rousseau, quindi una rivoluzione politica, come era una religione politica, come era la religione greca e anche quella della Roma repubblicana, almeno in questa interpretazione, e quindi era simile a quella religione politica che aspirava a far risorgere Rousseau. La contrappone invece alla religione dominante, alla religione cristiana, che viene considerata da Hegel una religione sostanzialmente controrivoluzionaria, perché appunto non è una religione popolare, è una religione individualista, perché appunto il cristiano ha come obiettivo quello di salvare se stesso, e quindi non c'è questo legame che c'era invece appunto nella religione antica, in particolare la religione della polis greca, tra che era una religione invece politica del cittadino ed era una religione popolare, anche perché la religione cristiana è una religione essenzialmente intimista, come sapete appunto secondo la religione cristiana bisogna ritrovare appunto la divinità nel proprio cuore, e quindi c'erano questi elementi che secondo Hegel impedivano al cristianesimo di svolgere una funzione progressista. E anzi Hegel, riprendendo alcune critiche che erano state sviluppate dai più significativi storici dell'illuminismo, fa una critica radicale al cristianesimo, in quanto il cristianesimo avrebbe, secondo questa concezione, minato quelle che erano le fondamenta del mondo classico, e quindi aveva favorito, diciamo, il crollo dell'impero romano, quindi il crollo del mondo classico, e quindi l'avvento della barbarie e l'avvento di questi secoli oscuri che erano appunto i secoli del Medioevo. Infine, ultimo aspetto per cui Hegel contrappone questo ideale di religione politica alla religione cristiana è che la religione cristiana non può essere, secondo Hegel, una religione popolare, e perciò diventa sostanzialmente uno strumento di dominio, in quanto è una religione straniera, nasce appunto in Palestina, e quindi viene imposta, diciamo, al popolo tedesco dai suoi capi, e non è invece
e non nasce invece dallo spirito del popolo tedesco, e proprio per questo non può essere, secondo Hegel, una religione popolare. Queste concezioni vengono ulteriormente sviluppate da Hegel negli anni di Berna, in particolare nel 1795, quando Hegel appunto a Berna scrive un'opera che sarà intitolata Vita di Gesù. In quest'opera Hegel, anche perché diciamo il tentativo fatto dai giacobini di contrapporre una nuova concezione della religione, una concezione razionale, rivoluzionaria della religione al cristianesimo, erano falliti piuttosto miseramente. Questo tentativo non ebbe grande successo, anzi diciamo favorì sostanzialmente le forze della reazione, proprio perché la religione cristiana comunque era sentita tra le masse popolari, e quindi questo tentativo di imporre, di contrapporre alla religione cristiana una nuova concezione della religione, sostanzialmente si era dimostrata una concezione astratta, che era stata, diciamo, l'esperienza storica aveva dimostrato come questa idea di poter imporre, diciamo, dall'alto una concezione rivoluzionaria della religione non aveva avuto successo. E quindi sostanzialmente Hegel cerca, a partire da quest'opera, di reinterpretare in senso, diciamo, rivoluzionario il messaggio evangelico, contrapponendo, e qui riprende sostanzialmente l'impostazione di Kant. Kant aveva scritto un'opera molto importante pochi anni prima, intitolata La religione nei limiti della sola ragione, che era stata poi censurata, eccetera, in cui sostanzialmente Kant cercava di mostrare quelli che erano gli elementi razionali e quindi vivi del messaggio evangelico, e separarli da tutti quegli elementi storici che si erano affermati poi con il cristianesimo, che erano elementi irrazionali e reazionari. E quindi in qualche modo contrapponeva il messaggio evangelico e la figura di Gesù, interpretato come sostanzialmente un rivoluzionario, agli sviluppi che aveva avuto poi il cristianesimo, divenendo, diciamo, sostanzialmente una struttura di dominio. E quindi sostanzialmente Hegel cerca di approfondire questa reinterpretazione del messaggio evangelico in funzione, diciamo, anticristiana. Sostanzialmente Hegel, sviluppando le concezioni di Kant, vede nel Cristo un maestro della concezione razionale della morale di Kant, quella che Kant aveva sviluppato nella critica della ragion pratica, e quindi sostanzialmente contrappone il messaggio evangelico alla religione cristiana, che in qualche modo ha tradito, anzi senza in qualche modo, per Hegel ha tradito il messaggio evangelico, che è un messaggio rivoluzionario, incentrato appunto su parole d'ordine rivoluzionarie, come quello che è il comandamento fondamentale che dà il Cristo, che è appunto l'amore per il prossimo. In questa concezione ci stanno degli elementi essenziali della rivoluzione francese, ovviamente c'è l'idea dell'eguaglianza tra gli uomini e c'è l'idea della fratellanza tra gli uomini. Invece, secondo appunto Hegel, i discepoli di Cristo e poi tutta la storia della Chiesa avrebbero tradito questo messaggio rivoluzionario. Perché? Perché avrebbero fatto di questo messaggio rivoluzionario una religione, e quindi qualche cosa di sostanzialmente irrazionale, qualche cosa, dice Hegel, di positivo, cioè che perde questi elementi invece rivoluzionari e razionali presenti nel messaggio evangelico. Appunto Hegel mostra come Cristo non abbia mai detto di voler fondare una religione. Sono stati appunto i cristiani che hanno tradito, diciamo, questo spirito rivoluzionario e hanno fatto del cristianesimo una religione cultuale, una religione fondata
sul culto, quindi su qualche cosa di esteriore, non qualche cosa che diciamo è in contrasto con l'aspetto rivoluzionario del messaggio evangelico. E quindi a partire da qui, nel 1796, Hegel abbozza un nuovo scritto volto proprio a denunciare la positività della religione cristiana, cioè il fatto che la religione cristiana, il cristianesimo, abbia perso questi elementi razionali e quindi rivoluzionari del messaggio evangelico, facendo del messaggio evangelico appunto una religione invece cultuale, legata al culto e quindi legata, diciamo, a pratiche esteriori che non hanno, che perdono, diciamo, quel contenuto rivoluzionario. E quindi critica i discepoli della Chiesa cristiana che hanno perso di vista il piano morale e razionale del messaggio evangelico e ne hanno fatto via via qualche cosa di reazionario. E quindi diciamo che Hegel approfondisce questa contrapposizione tra il messaggio evangelico e la religione cristiana, mostrando come se Gesù, che diciamo il messaggio evangelico, il pensiero di Gesù è tutto incentrato sull'amore, sull'amore tra gli uomini, appunto sull'amare il proprio prossimo, cioè l'altro, come se stesso, e quindi è un messaggio interiore, non è legato a dei culti esteriori come diventerà poi il cristianesimo, è fondato su questa concezione rivoluzionaria che è la fratellanza universale di tutti gli uomini sono fratelli e quindi sono uguali, ed è una religione, quindi è una concezione che non è qualche cosa di individualistico, come sarà poi il cristianesimo, ma è una religione intersoggettiva, nella religione dell'amore del Cristo. E quindi Hegel mostra come il Gesù storico, il Gesù di Nazareth, fosse stato un rivoluzionario che aveva criticato proprio gli aspetti della religione ebraica, che era appunto una religione cultuale, una religione positiva, ed era stato ucciso proprio perché aveva cercato di sovvertire con il suo messaggio, diciamo, rivoluzionario la religione cristiana. Poi i suoi discepoli, in qualche modo spaventati della fine del Cristo, sarebbero scesi invece a compromessi con la concezione tradizionale della religione e quindi avrebbero finito per tradire quello che era il messaggio evangelico. Quindi diciamo che per Hegel l'elemento rivoluzionario che era presente nel messaggio evangelico era questa contrapposizione del Cristo a tutti gli elementi dogmatici, positivi, esteriori della religione tradizionale. Come sapete, Cristo faceva costantemente degli scandali contro, diciamo, i preti dell'ebraismo, i farisei in particolare, che erano quelli più dogmatici, più fondamentalisti, li scandalizzava perché violava tutti quelle norme della religione ebraica, per esempio il fatto che nel giorno del sabato non bisognava fare niente, invece Gesù, se c'era qualcuno che stava male il sabato aveva bisogno di qualcosa, lui lo aiutava, perché appunto proprio per mostrare che era più importante questo elemento rispetto ai dogmi della religione, che erano invece delle cose diciamo delle cose esteriori. E quindi contrappone l'imperativo categorico, questo elemento morale e razionale, a questi elementi esteriori della concezione tradizionale della religione degli ebrei. E quindi secondo Hegel, qui è forte appunto il legame con Kant, il cristianesimo deve essere inteso il messaggio di Gesù deve essere inteso non come una religione dogmatica, ma come qualche cosa di legato e che dà, diciamo, la priorità rispetto a questa concezione dogmatica della religione all'elemento dell'azione. Appunto Gesù non ha paura di violare tutti quelli che erano, diciamo, i dogmi della religione. Pensate pure per esempio alla storia dell'adultera che stava per essere appunto lapidata e Gesù si contrappone ai farisei che la volevano appunto lapidare, e quindi contrappone appunto questa azione fondata su un principio morale e razionale a queste concezioni di una religione istituzionalizzata e dogmatica come sono tutte le religioni ecclesiastiche.
e come era la religione ebraica e come diventerà purtroppo, secondo Hegel, lo stesso cristianesimo. Infine, per concludere questa parte dedicata agli scritti cosiddetti teologici giovanili, tra il 1798 e il 1799, nell'ultima fase, quando Hegel è a Francoforte, Hegel sviluppa ulteriormente questa sua concezione, scrivendo quello che è considerato il più importante tra questi scritti teologici, cosiddetti teologici giovanili, che è intitolato Lo spirito del cristianesimo e il suo destino, dove Hegel sviluppa innanzitutto una critica storica dei testi sacri, partendo appunto dal modello offerto da Spinoza, che poi era la base della critica alla religione dell'illuminismo, ma poi sviluppandolo nel senso del tentativo compiuto da Lessing, abbiamo detto il più importante illuminista tedesco, che aveva cercato di reinterpretare per quanto è possibile razionalmente il messaggio evangelico, proprio per far sì che il Vangelo non fosse uno strumento del potere, ma fosse invece uno strumento, diciamo, del processo rivoluzionario, proprio perché Lessing, vista la presa che aveva sulle masse popolari il cristianesimo, non voleva regalare il cristianesimo alla reazione, sostanzialmente, cioè il messaggio evangelico, non tanto il cristianesimo, proprio perché c'era questa contrapposizione tra il messaggio evangelico e poi il cristianesimo, che aveva tradito diciamo questo spirito rivoluzionario. E quindi diciamo che Hegel in quest'opera inizia con una distinzione netta che si era affermata già nell'illuminismo, con questa interpretazione, diciamo, scientifica, filologica e filosofica della Bibbia, non più considerata come un testo sacro, appunto mostrando la netta differenza che c'è tra l'Antico Testamento, che è stato scritto molti secoli prima, come sapete, del Nuovo Testamento, e che ovviamente, essendo stato scritto tanti secoli prima, corrispondeva ad una visione del mondo molto più primitiva e quindi molto più arretrata e necessariamente reazionaria di quella che si era sviluppata appunto nel Nuovo Testamento, dove invece si erano venute a fondere la religione ebraica, come la religione più sviluppata di quelle del mondo orientale, con il pensiero greco, con la filosofia greca. E quindi c'è questa contrapposizione netta tra l'Antico Testamento, che appunto basta leggerlo, insomma è pieno di elementi barbari, reazionari, proprio perché appunto è legato, diciamo, a delle civiltà molto antiche, quindi molto poco sviluppate, molto poco razionali, invece il Nuovo Testamento, che invece è molto più progressista, ovviamente, perché è il prodotto di un'epoca storica molto più moderna e molto più sviluppata. Tuttavia Hegel mostra come, per comprendere e per capire fino in fondo il messaggio del Cristo, bisogna tuttavia partire dallo spirito dell'ebraismo, proprio perché Cristo sostanzialmente è un riformatore o un rivoluzionario dell'ebraismo, e quindi sostanzialmente lo spirito del cristianesimo ha le sue origini, ha le sue radici nello spirito dell'ebraismo. A questo discorso Hegel lega il concetto del destino, che Hegel riprende essenzialmente dalla tragedia greca. Abbiamo visto che Hegel è imbevuto di cultura classica, in particolare amava moltissimo i tragici greci, da cui riprende appunto questa concezione del destino, che appunto mostra, e questo è l'elemento fondamentale di questo concetto, che ognuno, pur non rendendosene conto,
pur tante volte rifiutandolo, però ognuno in realtà è artefice del suo destino, appunto. Se vedete, l'elemento fondamentale della tragedia greca è appunto questo, no? Per esempio, prendiamo la figura di Edipo. A Edipo succedono tutta una serie di eventi tragici, e tuttavia questi eventi tragici, che sembrano appunto il prodotto di un fato, cioè di un destino che non c'entrano con Edipo, in realtà sono stati prodotti da azioni di Edipo che inconsapevolmente, come tutti noi, aveva, diciamo, prodotto ed era responsabile del proprio destino. Infatti, appunto, la tragedia di Edipo finisce quando Edipo si accetta questo destino, perché si riconosce in questo destino. E quindi, appunto, Hegel in questo modo supera la concezione precedente, che contrapponeva, diciamo, il messaggio evangelico al cristianesimo, proprio perché se ognuno è responsabile, in ultima istanza, anche non volendolo, del proprio destino, Cristo non può essere contrapposto al cristianesimo, ma Cristo deve essere in qualche modo, anche se involontariamente, responsabile di questo tradimento che c'è stato in seguito del suo messaggio rivoluzionario. Quindi, se il cristianesimo ha preso poi quella direzione, diciamo, reazionaria, ci devono essere degli elementi già presenti nel messaggio evangelico che hanno favorito questa interpretazione reazionaria del suo messaggio. Secondo Hegel, questi elementi presenti nel messaggio evangelico che hanno favorito poi questo sviluppo in senso reazionario del cristianesimo sono quelli, diciamo, più legati allo spirito dell'ebraismo, perché Hegel, per quanto abbia riformato e anche rivoluzionato lo spirito dell'ebraismo, tuttavia viene dall'ebraismo e quindi non può del tutto, diciamo, rompere con l'ebraismo. In qualche modo è anche lui influenzato dallo spirito dell'ebraismo, e proprio questo legame con lo spirito dell'ebraismo non avrebbe consentito a Cristo di portare a compimento la sua rivoluzione, e quindi sarebbe in qualche modo poi responsabile, inconsapevolmente e involontariamente, della tragedia storica del cristianesimo, cioè del tradimento di tutti gli elementi rivoluzionari del messaggio evangelico. E proprio per questo Hegel cerca di, per mostrare il destino tragico del cristianesimo, cerca di mostrare come le origini, le radici di questo destino tragico siano da ricercare nello spirito dell'ebraismo, da cui sarebbe poi nato il cristianesimo. E quindi, prima di affrontare il cristianesimo, Hegel fa i conti con lo spirito dell'ebraismo. In questa sua interpretazione coglie, diciamo, l'atto dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, coglie l'atto fondativo dello spirito ebraico nel mito del diluvio universale, perché appunto, secondo il racconto ebraico, questa nuova religione sarebbe nata da questo patto che sarebbe stato fatto tra Noè, diciamo, l'unico uomo morale, di contro a un'umanità che era invece assolutamente immorale, irrazionale, e che Dio aveva, diciamo, castigato con il diluvio universale, sterminandola tutta. Solo Noè, l'unico uomo morale e razionale, si era salvato, e dopo il diluvio, appunto, Dio e Noè stabiliscono un nuovo patto da cui sarebbe nata, appunto, la religione ebraica, secondo questo mito, che è il mito fondativo della religione ebraica. Hegel, studiando questo mito, la prima cosa che fa è che mostra che come questo mito sostanzialmente abbia un fondamento razionale, un fondamento storico. Infatti Hegel, facendo uno studio comparato di diverse tradizioni religiose, mostra come in tante religioni sorte, diciamo, in questa zona del mondo sia presente questo stesso mito, cioè religioni completamente diverse, per esempio la religione greca e la religione ebraica, in maniera autonoma avevano entrambi parlato di questo mito, il mito del diluvio universale.
E quindi Hegel mostra come anche questo mito non sia semplicemente un'invenzione fantastica, ma abbia, diciamo, un fondamento storico, ovvero sia stato il modo in cui l'umanità si era rapportata ad una terribile catastrofe naturale. Pensiamo a uno spaventoso tsunami che aveva devastato, magari per un cambiamento climatico, le civiltà di quell'epoca, e a cui appunto le diverse religioni avevano cercato di dare una spiegazione in qualche modo razionale di fronte a questo spaventoso potere della natura, di fronte al quale l'uomo sembrava assolutamente impotente, sostanzialmente. Però Hegel mostra appunto come ogni religione nasca dallo spirito di un certo popolo storico e sia il modo attraverso cui, diciamo, questo spirito storico di un certo popolo ha interpretato se stesso. Quindi, diciamo, la religione corrisponde all'ideologia di un popolo storico. E quindi Hegel mostra come questo stesso evento storico, questo cataclisma naturale, sia stato interpretato in maniera diversa dalla religione greca in particolare e dalla religione ebraica, proprio perché dietro queste religioni c'erano due esperienze storiche, quindi due spiriti del popolo molto diversi. E quindi sostanzialmente Hegel mostra come, studiando, diciamo, in maniera razionale il fenomeno mitologico-religioso, diviene possibile comprendere quella che è l'ideologia storica di popoli molto antichi di cui non abbiamo molte altre testimonianze per comprendere, diciamo, lo spirito di questi popoli e per comprendere attraverso lo spirito di questi popoli anche quello che è stato il destino storico di questi popoli, proprio perché come ogni uomo è, diciamo, artefice del proprio destino, anche ogni popolo è artefice del proprio destino. E quindi sostanzialmente dallo studio della religione è possibile comprendere anche il destino storico di questi popoli antichi. Quindi diciamo che alla base c'è un problema comune a tutti gli uomini, che è il problema dell'uomo di fronte alla natura e dell'uomo di fronte alla morte, perché appunto, come sapete, siamo tutti esseri finiti e quindi tutti abbiamo come destino la morte, in qualche modo. E questo ovviamente crea anche perché l'uomo, a differenza di tutti gli altri animali, è l'unico animale che muore veramente, perché l'uomo è l'unico animale che è cosciente di dover morire. L'animale muore ma non sa di morire, e quindi non ha, diciamo, questo elemento tragico esistenziale di dover fare i conti con la propria finitezza, con la propria radicale finitezza, con il proprio, diciamo, essere per la morte, essere per il cadavere. E quindi, diciamo, l'uomo è portato, quando prende consapevolezza della sua finitezza, a dover fare i conti con la paura della morte, con l'angoscia esistenziale, per la morte. Ovviamente questa angoscia aumenta ancora di più quando l'uomo si rende conto quanto è impotente di fronte a questi grandi fenomeni naturali, come pensiamo un terremoto, uno tsunami, come quei grandi terribili eventi naturali che erano poi alla base del mito, del diluvio, universale. Proprio perché l'uomo, soprattutto in quell'epoca, ancora oggi, ma in quell'epoca molto di più di oggi, non era in grado di controllare questi disastri naturali e quindi si sentiva assolutamente impotente. Proprio per fuggire a questa paura, appunto, gli uomini si erano creati questi miti da cui sorgono le diverse religioni, in cui appunto, proprio per in qualche modo sfuggire a questa paura di fronte alla natura, che è molto più potente del singolo uomo, di contro a cui il singolo uomo non può niente, appunto gli ebrei si erano inventati un dio onnipotente che era molto più potente della natura e con cui gli uomini, alleandosi con questo dio, potevano superare la paura della natura, la paura della morte in qualche modo. E quindi appunto su questa base era sorto l'ebraismo. Quindi, diciamo, l'uomo, che non era ancora in grado di cercare di controllare razionalmente, come cerca di fare oggi, queste potenze della natura, di prevedere, diciamo, questi terribili, e quindi anche di prevenire questi terribili eventi,
non avendo altre risorse, si era creato questa visione mitologico-religiosa di un Dio onnipotente che aveva creato anche la natura e che quindi era più potente della natura, alleandosi con il quale l'uomo poteva in qualche modo vincere questa angoscia di fronte alla natura e di fronte alla propria morte. E quindi appunto Noè, che è il mitico fondatore della religione ebraica, si crea questo Dio, Yahweh, che è infinitamente superiore alla natura e di conseguenza però è anche infinitamente superiore all'uomo. E quindi non è il Dio dei greci come sapete è un uomo, la religione greca è importantissima perché è la prima religione antropomorfa, che pensa a Dio non come una potenza esterna all'uomo, ma presenta Dio come un uomo, insomma. Invece, appunto, come sapete, il Dio degli ebrei è un Dio assolutamente disumano, cioè che non ha niente di umano. Addirittura, come sapete, gli ebrei sono contrari a qualsiasi raffigurazione di Dio, perché appunto dandogli una figura si fa di Dio qualcosa di naturale, di finito, mentre Dio è assolutamente altro, è onnipotente, è un Dio grande e terribile, insomma. E quindi diciamo che è un Dio che è completamente estraneo sia all'uomo che alla natura, e quindi è un Dio completamente diverso da quello dei greci, perché invece le divinità greche erano divinità naturali, erano diciamo divinizzazioni di fenomeni naturali e avevano forme umane. E quindi da questo punto di vista il cristianesimo poi avrebbe rivoluzionato la religione ebraica proprio perché al contrario della concezione ebraica, e proprio per questo gli ebrei sono contrari al cristianesimo, come sapete secondo il cristianesimo Dio è vero uomo e vero Dio allo stesso tempo, cioè nel cristianesimo il Dio e l'uomo si uniscono in maniera compiuta. Invece, diciamo, nell'ebraismo c'è questo Yahweh che è invece completamente diverso dall'uomo e che sta al di sopra della natura, e di fronte a questo Dio onnipotente l'uomo non è nulla. E da qui appunto c'è una concezione che porta lo spirito ebraico a disprezzare la natura e a disprezzare l'uomo. E secondo Hegel, diciamo, la tragedia storica del popolo ebraico è legata proprio a questo disprezzo che l'ebraismo sviluppa sulla base della religione, che nasce dallo spirito di questo popolo, rispetto alla natura e rispetto all'uomo stesso. Infatti, nell'ebraismo, Hegel mostra come la stessa razionalità dell'uomo, che è la dote superiore dell'uomo, quella dote che differenzia l'uomo da tutti gli altri animali, deve essere completamente negata, perché l'uomo deve sottomettersi completamente al proprio Dio. E infatti, l'altro, diciamo, mito originario del cristianesimo, come sapete, è il mito di Abramo, scusate, dell'ebraismo, che però poi ritorna anche nel cristianesimo, e questo è il punto debole del cristianesimo. Come sapete, Abramo rappresenta l'uomo di fede per gli ebrei, ma è una fede completamente irrazionale e completamente immorale, proprio perché appunto Abramo dimostra la sua fede facendo la cosa più irrazionale e immorale possibile, cioè accettando di sacrificare, cioè di uccidere il proprio unico figlio, che è ancora un bambino, per un comandamento di Dio assolutamente folle e irrazionale, perché appunto Dio e Abramo avevano stabilito questo patto per cui Abramo avrebbe abbandonato tutti gli altri culti, avrebbe adorato questo unico Dio, in cambio Dio gli avrebbe dato un figlio, perché Abramo non aveva appunto potuto avere figli fino a quel momento. E invece Dio, in qualche modo tradendo completamente lo spirito del patto, gli chiede come atto di fede di sacrificare, cioè di uccidere questo che era il suo unico figlio. E quindi per diciamo riconfermare il patto di Noè si chiede appunto a Abramo la cosa più irrazionale e immorale, e quindi la cosa pure più disumana possibile.
E quindi dicevamo, qui secondo Hegel ci sono le origini della tragedia, del destino tragico della civiltà ebraica, proprio perché il popolo di Israele, da una parte, sulla base di questa concezione, è riuscito ad imporsi sui suoi nemici, perché appunto, come sapete, gli ebrei credono di essere il popolo di Dio, e questo gli dà una forza che gli consente di imporsi sugli altri popoli, proprio perché hanno, diciamo, questa coscienza della loro superiorità, proprio perché sono il popolo eletto. E tuttavia questo fa sì che gli ebrei sono sempre, diciamo, in lotta con i non ebrei, proprio perché tendono a considerare i non ebrei come niente. Appunto, come sapete, gli ebrei considerano i non ebrei come gentili, cioè come gente che non è figlia di Dio, perché gli ebrei non pensano come i cristiani che tutti siamo figli di Dio, tutti uguali, soltanto il popolo eletto è figlio di Dio, e gli altri quindi possono essere tranquillamente uccisi, no? Se leggete l'Antico Testamento, Yahweh ordina al suo popolo, quando combatte contro le altre popolazioni, di ucciderli tutti, cioè di uccidere uomini, donne e bambini, proprio perché non c'è nessun riconoscimento degli altri popoli come esseri umani, perché gli altri popoli non sono, diciamo, il popolo eletto come il popolo ebraico. Anzi, Yahweh punisce il popolo ebraico tutte le volte che si mescola con gli altri popoli, che si, diciamo, si lega agli altri popoli, e questo porta, diciamo, il popolo ebraico a essere, diciamo, continuamente in conflitto, secondo Hegel, con gli altri popoli. Inoltre sviluppa una concezione del tutto irrazionale e innaturale della religione, proprio perché appunto l'idea che hanno di Dio è un'idea completamente irrazionale e innaturale, e quindi appunto Hegel mostra come tutti i comandamenti che segue il popolo ebraico siano comandamenti disumani. Perché? Perché sono contrari a quelli che sono i piaceri naturali dell'uomo, sono, diciamo, la base di quella concezione ascetica per cui, diciamo, l'uomo di Dio è quello che rinuncia a tutti i piaceri della natura, e quindi rinuncia anche alla sua natura, al proprio corpo, e quindi diventa nemico del proprio corpo, che è esattamente il contrario, secondo Hegel, dello spirito invece del popolo greco, dove la divinità è naturale, ha fattezze umane, e quindi, diciamo, il greco è uomo di Dio non quando fa delle pratiche ascetiche che vanno contro i propri sentimenti, i propri istinti naturali che portano, diciamo, a distruggere la propria natura. Appunto, l'uomo di Dio, il prototipo di uomo di Dio per gli ebrei è Giobbe, no? Quello che subisce le peggio catastrofi nel proprio corpo, proprio perché questo è il segno, diciamo, di essere l'eletto, ed è esattamente il contrario della concezione greca. E proprio per questo, mentre il destino dei greci è un destino, scusate, il destino del popolo greco è un destino infelice, proprio perché gli ebrei non saranno mai, diciamo, soddisfatti, proprio perché per essere veri ebrei devono contrapporsi alla propria natura, ma è impossibile sostanzialmente contrapporsi alla propria natura, no? Anche perché appunto se uno la porta fino alle estreme conseguenze finisce per distruggere la propria natura. Pensate, che ne so, a Origene, che visto che la sua natura gli faceva scandalo si è virato, no? Proprio perché non aveva altro mezzo per portare avanti una concezione della religione che andava contro l'istinto naturale alla sessualità, ad esempio, no? E quindi diciamo che Hegel contrappone il destino infelice del popolo ebraico al destino felice del popolo greco. Infatti, e qui riparte dal mito del diluvio originale, del diluvio universale, che c'è anche nella religione mitologica, nella religione e nella mitologia greca, e mostra come i greci l'abbiano interpretato in modo, cioè, l'esperienza e la riflessione su questa esperienza che hanno fatto è una riflessione completamente opposta a quella degli ebrei. Infatti, appunto, nel mito del diluvio greco, i cui protagonisti sono
due figure mitologiche che sono al posto di Noè, Deucalione e Pirra. Anche loro vengono salvati dall'alleanza con Dio, da questa catastrofe naturale. Anche loro, dopo questa catastrofe, stringono un nuovo patto con Dio, su cui si fonda la loro religione, la religione ebraica, che però è un patto di fiducia con Dio, non contro la natura, come quello degli ebrei, ma in cui vedono in Dio la totalità della natura. E quindi, diciamo, non è una religione infelice come quella ebraica, una religione che va contro la stessa vita, la stessa natura dell'uomo, ma invece si sviluppa un rapporto organico tra uomo e natura, non c'è questa ostilità tra l'uomo e la natura, e quindi non c'è neanche questa ostilità tra l'uomo e l'uomo. Proprio per questo il destino del popolo greco, secondo Hegel, è un destino felice, proprio perché questa concezione non porta i greci a combattere contro la vita e quindi contro la natura e quindi contro la loro stessa vita, e quindi non è una religione che tende, diciamo, all'immoralità e alla irrazionalità. E quindi non hanno una concezione della morale che è contrapposta alla natura, che è contrapposta al desiderio, non contrappongono lo spirito e la carne, ma cercano invece di conciliare questi due aspetti, cioè conciliare l'elemento naturale, il sentimento, le passioni con l'elemento morale, l'elemento razionale. Non vedono un indissolubile contrasto tra questi elementi. Proprio per questo, proprio per contrapporsi a questo destino infelice del suo popolo, Gesù si sarebbe ribellato, diciamo, a questa concezione, contrapponendo una concezione rivoluzionaria, cioè non una concezione di odio che svilupperebbero gli ebrei verso la natura, verso gli altri uomini e anche verso loro stessi, verso la loro stessa natura, verso la loro stessa vita, ma al contrario l'esatto opposto, cioè una concezione di amore, non solo un amore per la natura e per se stessi, ma anche un amore per tutti gli altri uomini. Appunto, l'elemento veramente rivoluzionario del messaggio evangelico è proprio appunto questa fratellanza universale, per la prima volta appunto di tutti gli uomini. E proprio per questo, proprio perché Gesù si contrappone allo spirito ebraico, si contrappone a questa scissione, a questa lacerazione tra l'anima e il corpo, entra in contrasto con il moralismo tipico dei farisei, cioè dei preti, diciamo, del tempo, che lo contrasteranno in ogni modo fino a ucciderlo, a farlo uccidere dai romani. E proprio per questo Gesù, contro i farisei, difende sempre i peccatori. Appunto, ricordavamo l'esempio dell'adultera, no? Che era considerata il massimo del peccato, no? Tanto che i farisei chiamano il popolo per lapidarla, e Gesù invece appunto la difende, proprio perché, e proprio per questo Gesù vive con i peccatori, con tutti quelli che erano messi all'indice dai farisei, proprio perché sono sempre espressione della vita, e questa concezione dell'amore porta non a odiare la vita, ma porta invece ad amare la vita e a riconciliarsi con la vita. E quindi nega come ipocrita la concezione dei farisei, che invece, negando la vita, nega se stessa. E infatti mostra come i farisei in realtà non sono meno peccatori di quella stessa povera donna che condannavano, diciamo, la lapidazione, sono semplicemente ipocriti. E quindi Gesù condanna quello che è il fondamento dello spirito ebraico, questa concezione della religione fondata sulla legge, una legge, diciamo, dura e sostanzialmente innaturale e disumana, che opprime e nega quelli che sono invece i piaceri della vita, e non rispetta, ad esempio, tutti i precetti che vanno contro i piaceri della vita, per esempio quello di non fare nessuna attività il sabato. Anzi, Gesù, tutte le volte che può fare di sabato qualche cosa di buono e di razionale, lo fa tranquillamente, andando contro i precetti della legge ebraica, proprio perché la legge è qualcosa che tende a uccidere, diciamo, la vita. E quindi supera questa inimicizia che aveva il suo popolo verso gli altri uomini, e quindi supera anche il fatto che gli ebrei non riconoscevano come esseri umani gli altri uomini. Infatti, una delle cose più scandalose che fa Gesù, come ricorderete,
è il rapporto con la Samaritana. I Samaritani erano considerati, diciamo, che seguivano un'altra religione dagli ebrei, e quindi erano considerati disumani. Gli ebrei non dovevano avere nessun rapporto con i Samaritani, proprio perché loro erano il popolo eletto, tanto più con una donna di umile origine come era la Samaritana, con cui gli ebrei non avrebbero mai, soprattutto i farisei, avuto nessun rapporto. Invece, appunto, Gesù tratta la Samaritana come un essere umano. Perché? Perché riconosce nella Samaritana non qualche cosa di altro, di inferiore, ma riconosce se stesso, cioè riconosce la natura, riconosce la vita. E proprio per questo i farisei uccideranno Gesù, proprio perché questo va proprio contro quello che era il loro spirito. Tuttavia, come abbiamo visto, Gesù sarà tradito dai suoi stessi discepoli, che, spaventati dalla sua morte, abbandoneranno questa concezione universalistica dell'amore del Cristo, e anche loro fonderanno una religione, cioè fonderanno uno spirito settario, perché appunto per i cristiani i veri uomini sono i cristiani, gli altri non sono veri uomini. Per cui appunto contro i musulmani, per esempio, si fa la crociata, si possono tranquillamente uccidere, oppure quelli che non sono considerati cristiani possono essere tranquillamente uccisi, proprio perché non sono veri uomini. E quindi gli ebrei, fondando una religione, cioè, scusate, i discepoli, fondando una religione, hanno tradito lo spirito universalistico del cristianesimo, che ama tutti gli uomini, non crea una setta per cui solo quelli che seguono quelle regole, come gli ebrei, sono veri uomini e gli altri appunto non sono veri uomini. Quindi hanno ricostruito una chiesa tradendo la rivoluzione del Cristo, hanno cioè positivizzato il messaggio evangelico. In questo modo, quindi, nei discepoli ritorna proprio quello spirito di separazione dell'ebraismo, che porta i cristiani a pensare loro di essere i veri uomini e a non riconoscere gli altri. E proprio per questo i cristiani hanno cominciato a fare tutta una serie di guerre di religione contro gli altri popoli. Pensiamo appunto alle crociate. E alla fine, siccome gli altri popoli sono uguali a noi, combattendo gli altri si combatte loro stessi, e così i cristiani, dopo aver combattuto gli altri popoli, gli infedeli, hanno cominciato a combattersi tra di loro, cioè quelle spaventose guerre di religione che, come sapete, tra il 500 e il 700 hanno sconvolto il mondo cristiano, perché dopo aver combattuto il nemico esterno hanno trovato il nemico interno, cioè il cristiano che la pensava in maniera differente e quindi era un nemico, andava ucciso sostanzialmente. E da qui appunto Hegel vede pure quella che è la tragedia della Germania, che, come sapete, nasce con la guerra dei Trent'anni, questa spaventosa guerra di religione, da cui la Germania esce devastata, divisa in tanti piccolissimi principati in guerra tra di loro. Quindi la Germania non si sviluppa come la Francia, come l'Inghilterra, in un paese unitario, rimane frazionato e quindi viene, diciamo, sconfitto. Tuttavia, anche Gesù, come tutti, è artefice del proprio destino. Questo è lo sviluppo di quest'opera, e quindi non si può più pensare, come Hegel aveva fatto precedentemente, come un puro tradimento quello dei discepoli, di cui Gesù non sarebbe per niente responsabile, ma anzi Gesù stesso, anche involontariamente, inconsapevolmente, come capita a tutti noi, è stato responsabile di questo destino del cristianesimo, di questo destino negativo, di questo positivizzarsi del suo messaggio nel cristianesimo, proprio perché, dice Hegel, qual è, diciamo, l'errore fondamentale del Cristo, da cui nasce questa deriva del cristianesimo: è quella contrapposizione, che poi verrà, diciamo, esposta filosoficamente da Agostino, il primo filosofo cristiano, cioè la contrapposizione tra la città dell'uomo, cioè la polis, la repubblica, e la città di Dio, che è qualcosa di altro. E quindi, diciamo, in questo messaggio del Cristo c'è un elemento antipolitico, un elemento individualistico e un elemento da cui derivano, diciamo, questa deriva poi reazionaria che avrebbe preso il cristianesimo. Proprio perché appunto il Cristo contrappone questa sfera religiosa tutta interiore, e quindi una religione che diventa apolitica. Come ricorderete, Gesù, quando quelli del suo popolo gli chiedono di schierarsi politicamente, cioè di prendere posizione contro l'imperialismo romano che dominava su tutto il Mediterraneo, anche sul popolo ebreo,
gli ebrei aspettavano un messia che dovesse però liberarli da questa situazione di dominio, il Cristo, come sapete, si rifiuta di prendere posizione contro, diciamo, questo dominio imperiale di Roma, tradisce quindi le aspettative del suo popolo, e proprio per questo il suo popolo alla fine preferirà Barabba, perché per quanto era un ladrone, Barabba si contrapponeva, diciamo, al dominio imperiale romano, mentre il Cristo gli dice: date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio, cioè disinteressatevi della vita politica, anzi in politica, non, dato che la politica è volontà di Dio, non dovete contrapporvi al potere, all'oppressione, ma dovete appunto, perché appunto la rivolta degli ebrei nasceva contro le tasse che imponevano i romani, quindi speravano che Gesù giustificasse la lotta di non pagare le tasse ai dominatori romani, e invece Gesù gli dice: no, date a Cesare i soldi, quello che è di Cesare, e in questo modo contrappone completamente la sfera della politica alla sfera del cristianesimo. Il cristianesimo si sviluppa in senso individualistico, in senso antipolitico e antistorico, pensa a un regno di Dio del tutto trascendente, quindi del tutto contrario a questo mondo, e anzi questo mondo, proprio perché è opposto al mondo di Dio, è il mondo del peccato, è il mondo del male, e in questo mondo si giustificano tutte le porcherie che succedono in questo mondo, proprio perché questo mondo è dominato dal peccato, e proprio per questo i cristiani debbono, diciamo, contrapporsi a questo mondo e vivere per l'altro mondo. In questo modo però Gesù diventa artefice del proprio destino, della propria morte, proprio perché si rifiuta a quello che era, diciamo, il compito storico che avrebbe dovuto seguire, cioè di diventare questo messia storico che gli ebrei aspettavano per potersi liberare dal dominio dei romani. Invece Gesù tradisce queste aspettative, e quindi gli ebrei il popolo ebraico preferisce Barabba a Gesù. Bene, con questo abbiamo concluso questa prima parte, e concludiamo questa prima lezione introducendo la lezione che poi svilupperemo meglio mercoledì prossimo, sempre alle 18, vedendo come si sviluppa il pensiero di Hegel quando, dopo la morte del padre, alla fine del 1799, Hegel finalmente ha questa eredità del padre che gli permette di smettere di lavorare e di potersi dedicare a quello che veramente, a cui veramente aspira, cioè, diciamo, a diventare un insegnante universitario, e quindi a poter, diciamo, lavorare, fare un lavoro che gli si addiceva, cioè un lavoro di tipo pienamente intellettuale a cui Hegel aspirava, e quindi può finalmente abbandonare per il tempo necessario per potersi preparare e vincere l'esame per entrare come insegnante all'università, grazie a questa piccola rendita di cui gode dopo la morte del padre, per cui abbandona la professione di precettore e si reca a Jena, che al tempo era il centro della cultura tedesca, che era un po' il centro della cultura soprattutto filosofica e letteraria europea. Perché? Perché Jena faceva parte di un principato il cui ministro della cultura era diventato Goethe. Goethe è il massimo poeta letterato tedesco, che aveva fatto venire a Jena tutti i pensatori più rivoluzionari come Fichte, Schelling. A Jena nasce il romanticismo, che è, diciamo, la più importante corrente culturale di quest'epoca. Hegel quindi va, pure lui si trasferisce a Jena e raggiunge il suo ex compagno di studi Schelling, che aveva fatto, diciamo, si era affermato molto prima di lui ed era già un filosofo affermato, che aveva preso la cattedra di Fichte a Jena dopo che Fichte era stato cacciato dall'università perché era stato accusato di essere ateo, cioè giacobino, cioè un rivoluzionario. Quindi Hegel ha la possibilità finalmente di dedicarsi completamente allo studio, riesce così ad abilitarsi all'insegnamento e comincia a lavorare come libero docente, che significa docente precario, all'università. Quindi in che così il precariato, quindi ovviamente non è una cosa odierna, anzi sta tornando il precariato che prima era abituale, ovvero al tempo
chi si abilitava all'insegnamento diventava appunto un precario che poteva affiggere all'università, cioè pubblicizzare all'università i corsi che teneva, che li teneva però poi privatamente, Hegel viveva in una camera in affitto, qui faceva le sue lezioni ed era pagato direttamente dagli studenti che decidevano di seguire i suoi corsi, se poi continuavano a seguirli. Tant'è che per esempio un semestre Hegel non fa lezione, perché? Perché non ci va nessuno alle sue lezioni, quindi non può fare le lezioni. Hegel rimarrà per tantissimi anni precario, tant'è che poi vedremo a un certo punto sarà pure costretto ad abbandonare questa professione proprio perché non gli permetteva di poter vivere, per una serie di anni dovrà fare altre professioni, ma questo lo vedremo dopo. Diciamo che poi in questi anni Hegel, proprio perché deve iniziare a fare lezione, comincia a elaborare quello che è il suo sistema filosofico. Questi anni di Iena sono appunto dedicati, Hegel scrive gli appunti per le sue lezioni e attraverso questo comincia a delineare la sua filosofia, il suo sistema filosofico. Quindi più che seguire le diverse fasi di elaborazione, che sono molto lunghe e travagliate, vediamo soltanto, per quello che riguarda questa fase, quali sono i concetti fondamentali del sistema filosofico di Hegel, che poi sono essenziali per poter capire le opere della maturità che cominceremo a studiare nelle lezioni seguenti. E quindi iniziamo a vedere quelle che sono le tesi di fondo del sistema filosofico di Hegel, che diciamo che è una sorta di introduzione, di premessa essenziale per poi capire le opere della maturità, che sono molto più complesse e difficili di questi scritti giovanili. Ne vedremo una piccola parte adesso e poi ci dedicheremo quasi tutta la prossima lezione. Cominciamo da un primo aspetto essenziale, pure per capire la terminologia di Hegel, ovvero il rapporto tra il finito e l'infinito. Diciamo che Hegel utilizza un linguaggio scientifico, un linguaggio filosofico, che evidentemente è un linguaggio rigoroso e quindi è diverso dal linguaggio che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni, dal linguaggio comune, perché ovviamente quando noi comunichiamo nella vita di tutti i giorni non utilizziamo un linguaggio rigoroso, un linguaggio scientifico. Mentre appunto, e quindi questo è un primo elemento di difficoltà per capire la filosofia di Hegel, ovvero il fatto che Hegel invece nelle sue opere usa un linguaggio scientifico, un linguaggio rigoroso. E questo crea tutta una serie di fraintendimenti che hanno portato per lunghissimo tempo, fino ai nostri giorni, a fraintendere alcuni aspetti fondamentali del pensiero di Hegel. Per fare forse quello che è l'esempio più noto, Hegel dirà a un certo punto nella sua ultima grande opera, in maniera anche un po' provocatoria, che il razionale, ciò che è veramente razionale è anche reale, e ciò che è veramente reale è anche razionale. E diciamo che questa concezione è stata interpretata come una dimostrazione che Hegel sarebbe diventato un pensatore reazionario, così è stato presentato, viene presentato diciamo dall'ideologia dominante fino ai nostri giorni, dall'ideologia liberale, che per impedire diciamo alle persone progressiste e rivoluzionarie di studiare Hegel ce lo presenta come un pensatore reazionario. Interpretando questa diciamo identità tra razionale e reale come diciamo il fatto che Hegel avrebbe voluto giustificare con la sua filosofia la sua realtà storica, cioè il sistema prussiano, che era un sistema in quel tempo non particolarmente progressista rispetto agli sviluppi che c'erano stati in Francia con la rivoluzione francese. In realtà questo nasce da un fraintendimento,
cioè da un'incomprensione di quello che intende Hegel con il termine Wirklich e Wirklichkeit. Hegel è tedesco, si esprime in tedesco, che viene tradotto in italiano generalmente con reale, e che però Hegel distingue in maniera netta dal termine reel, che esiste anche in latino e che corrisponde a quello che noi chiamiamo comunemente reale, cioè ciò che è puramente esistente. Per Hegel invece il reale non è ciò che è puramente esistente, ma sono quegli elementi della realtà storica che sono razionali, non quegli elementi che sono accidentali. Per esempio, per Hegel la rivoluzione francese è un momento reale e allo stesso tempo razionale. Perché? Perché ha consentito un eccezionale sviluppo dello spirito dell'umanità, del mondo, ha creato, diciamo, i presupposti del mondo moderno. Cioè, quello è un evento veramente reale perché è un elemento veramente razionale. Il fatto che uno si ubriaca e dà di stomaco, questo è puramente esistente, ma non è qualche cosa di veramente reale, cioè di wirklich, ma è qualcosa di puramente reale, cioè un accidente, non è qualche cosa di razionale, di necessario, come la rivoluzione francese, che invece è un evento, studiando la storia, appunto necessario e, diciamo, indispensabile. Tant'è del fatto che io un certo giorno mi sono ubriacato e ho vomitato, me ne sono dimenticato pure io della rivoluzione francese, invece continuiamo a discutere fino ai giorni nostri, proprio perché quello è un elemento veramente reale, cioè veramente, veramente razionale. Quindi diciamo subito che per Hegel il reale, proprio per questo lui utilizza il termine che deriva dall'antico germanico Wirklichkeit, Wirklich, e non Reel, proprio per distinguere il Reel, che è reale come lo utilizziamo noi nel linguaggio di tutti i giorni, cioè ciò che è puramente esistente, cioè qualcosa di accidentale, di non necessario, di non importante, e quindi qualcosa sostanzialmente di irrazionale, di casuale, di superficiale, che non è importante, insomma, proprio perché non è razionale. Quindi per Hegel, in tutti questi casi, si tratta di degli eventi che non sono importanti proprio perché non sono necessari, come i grandi eventi razionali storici come la rivoluzione francese, ma sono degli eventi puramente possibili. Cioè è possibile che un giovane va in una festa, si ubriaca e poi si sente male, no? È possibile, sì, ma non ha nessun elemento razionale, nessun elemento necessario, e quindi può essere come può benissimo non essere, e non cambia assolutamente niente di sostanziale se è e non è. Mentre invece il reale, appunto la rivoluzione francese, non è un caso, non è qualcosa che è successo per caso, cioè tutta la storia precedente in qualche modo ha preparato le condizioni che hanno portato alla rivoluzione francese, che abbiamo visto per esempio un prodotto dell'illuminismo, eccetera eccetera, che a sua volta era un prodotto della riforma protestante e del rinascimento, che a sua volta era un prodotto dell'umanesimo, e così via. Quindi se noi studiamo i grandi eventi storici comprendiamo che sono razionali, cioè hanno una necessità, non sono accidentali, non sono casuali. E quindi, a differenza di quello che tendiamo a fare noi nel senso comune quotidiano, che consideriamo, che ne so, reale questa penna, e magari, che ne so, la rivoluzione francese come qualcosa di astratto, invece per Hegel è questa penna che non è essenziale, non è importante. Perché? Perché adesso c'è, ma tra già, che ne so, un anno non ci sarà più, l'avrò buttata, chissà che cosa sarà diventata. Non ha nessuna importanza, non ha nessuna necessità questa penna, è una penna come 10.000 altre, no? Mentre la rivoluzione francese è qualcosa di cui si parlerà ancora tra 100 anni, proprio perché è qualcosa di veramente reale. Qual è la differenza tra il reale e, diciamo, ciò che è puramente esistente, tra ciò che è razionale, che è necessario? È che la realtà per Hegel è sempre una totalità organica, perché, e questo è un altro concetto essenziale, per Hegel la verità non è mai nell'elemento particolare, perché l'elemento particolare ha senso solo in funzione di qualche cosa d'altro. Per esempio, questa penna non ha valore in sé, ma ha valore soltanto per me
che la uso per scrivere. Tant'è che nel momento in cui non mi sarà più utile per scrivere, perché magari non scrive più bene, io prendo e la butto e la penna diventa altro. Ok? Quindi questa penna non è qualcosa di vero, proprio perché non ha in sé la propria verità, ma è semplicemente uno strumento di cui io mi servo, gli do io il senso, e quando non mi interessa più la butto, ok? Mentre appunto la rivoluzione francese invece è una totalità organica, perché non è un puro strumento, ma è un momento essenziale per lo sviluppo dell'umanità, per lo sviluppo del mondo moderno. Appunto, non ci sarebbe il mondo in cui viviamo se non ci fosse stata la rivoluzione francese, mentre il mondo in cui viviamo, se questa singola penna non ci fosse mai stata, ci sarebbe, sarebbe sostanzialmente lo stesso, insomma, ok? Quindi diciamo che l'esistente è semplicemente una singola parte della totalità, e quindi non ha in sé la propria verità, ma la propria verità nella totalità stessa. Come poniamo qualsiasi singolo evento della rivoluzione francese, non ha in sé la propria verità, ma noi lo comprendiamo veramente quando lo contestualizziamo all'interno di tutta la rivoluzione francese. Ovviamente se noi prendiamo un solo elemento, per esempio lo astraiamo dalla rivoluzione, facciamo quello che fanno i reazionari, che per esempio parlano del momento più sviluppato, più democratico della rivoluzione francese come il puro terrore. Perché? Perché isolano il fatto che per realizzare la democrazia bisognava sconfiggere i controrivoluzionari, e quindi bisognava impedire ai controrivoluzionari di distruggere la rivoluzione, no? Quindi si isola un aspetto, e quindi quell'aspetto diventa irrazionale, diventa un puro terrore folle, non si comprende la necessità di quegli eventi. Quindi la verità non è nel singolo evento, questo è quello che fanno sempre i reazionari, no? Staccano sempre un aspetto, no? Pensate per esempio alla prima scena di Novecento, il film di Bertolucci, no? Non so se ve lo ricordate, no? C'è questa scena che si vedono questi contadini infuriati che inseguono due che fuggono con dei forconi, no? E uno se vede quella scena isolatamente dice: ah, questi sono proprio dei folli, dei barbari, no? Poi invece si vede tutto quello che era successo prima, e si vede che quei due che inseguono i contadini erano i gerarchi fascisti, quelli che avevano appunto fatto tutto lo squadrismo, che avevano massacrato i contadini, che avevano imposto la dittatura fascista, e che quello era il momento invece della liberazione, no? Quindi come vedete, un singolo evento, se noi appunto, come hanno fatto a criminalizzare i partigiani che ha combattuto contro il fascismo, no? Isolando i singoli fatti, no? Oppure come hanno criminalizzato i partigiani jugoslavi, pure qui isolando dei piccoli fatti, sono stati uccisi dei gerarchi fascisti, no? Si vede solo quell'aspetto, si estrae da tutto e diventano dei terroristi, come i palestinesi appunto, che combattono magari per la loro indipendenza, diventano dei terroristi proprio perché si isolano i singoli aspetti, non si vede diciamo il complesso, la totalità. Perciò per Hegel la verità è sempre nella totalità, il particolare ha senso soltanto quando lo inseriamo nella totalità. Se noi estraiamo un particolare dalla totalità, dice Hegel, pensiamo astrattamente, pensiamo intellettualisticamente, e quindi sbagliamo, ok? Quindi diciamo, la realtà è una totalità organica, non è per Hegel il singolo essere determinato, che okay? Invece è puramente esistente, non ha in sé la propria verità, ma come questa penna che non ha in sé la propria verità, l'esistente infatti è sempre una parte di una totalità, è qualcosa di finito, perché è un semplice elemento, e il finito in quanto tale, e da qui capiamo che non è qualcosa di essenziale, non è qualcosa di veramente razionale, perché il finito in quanto tale muore, appunto. Il Robespierre uomo è morto, il Robespierre invece come parte di questa totalità che è la rivoluzione francese è un personaggio immortale, no? Ancora oggi si scrivono monografie, si dibatte sulla figura storica di Robespierre. Come singolo essere finito è morto come tutti gli altri, ok? Quindi il finito, proprio perché è finito, il particolare, il singolo, l'elemento, il singolo essere determinato in quanto tale è finito, in quanto tale muore, quindi non ha in sé la propria verità. Ma perché? Perché quando muore diventa altro, no? Noi quando moriremo diventeremo vermi, questi vermi diventeranno farfalle, queste farfalle diventeranno eccetera eccetera, no? Proprio perché il finito non ha in sé la propria verità, è in ciò che diviene.
mentre invece ciò una totalità organica, come per esempio la Rivoluzione Francese, ha in sé la propria verità e la propria necessità. Infatti il finito, ciò che è finito, ciò che è particolare, ciò che è puramente esistente, è sempre qualcosa di limitato, mentre la totalità organica è un infinito, proprio perché ricomprende in sé tutti i particolari, tutti i singoli esseri determinati. Il singolo, diciamo, pezzo, il singolo essere è qualcosa di limitato, perché è una singola parte di un tutto, e quindi può essere veramente compreso quando noi lo comprendiamo all'interno di questa totalità. Quindi non è vero in sé, non è razionale in sé, ma è razionale soltanto come momento, come aspetto, come parte di questa totalità. Quindi non ha in sé la sua verità, la sua necessità, ma lo ha soltanto nell'infinito, cioè il finito ha, diciamo, la sua verità soltanto nell'altro da sé, cioè nell'infinito. Perché? Perché appunto il finito è parte dell'infinito, è un momento dell'infinito, perché l'infinito si compone di tanti momenti finiti che divengono veramente reali quando li comprendiamo come appunto momenti, come appunto un personaggio storico. Noi lo comprendiamo soltanto quando lo comprendiamo all'interno della storia. Per esempio il partigiano lo comprendiamo quando lo comprendiamo all'interno di tutta la storia. Se noi appunto isoliamo il singolo partigiano che magari ha ucciso il gerarca fascista, diventa appunto un sanguinario assassino, eccetera eccetera, no? Proprio per questo, secondo Hegel, questo è un altro aspetto essenziale: il finito e l'infinito non devono contrapporsi, come diciamo nel senso comune, nel linguaggio di tutti i giorni. Noi, anche perché siamo legati, diciamo, allo spirito del cristianesimo, tendiamo in qualche modo, quindi a questa visione religiosa, a questa visione mitologico-religiosa, tendiamo a contrapporre il finito all'infinito. Per esempio pensiamo che i singoli uomini sono finiti, mentre Dio è altro, cioè qualcosa di infinito. In questo modo però noi né valorizziamo né capiamo veramente, contrapponendo il finito all'infinito, l'importanza del finito, perché abbiamo visto che il finito ha importanza soltanto come momento dell'infinito, cioè in quel visto come momento dell'infinito, il finito assume la sua importanza, cioè non è qualcosa di inessenziale, ok? Per esempio, in uno scritto di Hegel, importante perché cerca di far comprendere la sua filosofia in termini molto semplici, anche, diciamo, a chi non è filosofo, che si intitola Chi pensa astrattamente, Hegel mostra appunto come chi pensa astrattamente, cioè non comprenda il finito come, diciamo, un semplice momento dell'infinito, non comprende la realtà. Per esempio fa l'esempio del condannato a morte, no? Che per alcuni è semplicemente un criminale, meno male che lo uccidono, per magari alcune signore quanto è affascinante, questo colgono soltanto un aspetto, no? Mentre appunto il condannato a morte non è soltanto un criminale, non è soltanto un bell'uomo, ma c'è tutta una storia che poi ci farà capire perché poi è stato condannato a morte, no? E soltanto ricomprendendo tutto questo insieme di cose noi possiamo capire veramente chi è quel condannato a morte. Se noi invece ci limitiamo a un aspetto particolare, astraiamo dalla totalità di quell'uomo e quindi diamo una interpretazione sbagliata, cioè astratta, cioè isoliamo un singolo aspetto. E per esempio Hegel in quest'opera contrappone il militarismo prussiano tedesco, che in cui gli ufficiali erano aristocratici e quindi non riconoscevano i loro soldati, li trattavano come bestie, li picchiavano pure come si picchiano le bestie, appunto. Li contrappone invece all'esercito francese nato dalla rivoluzione, cioè dato dall'idea dell'uguaglianza degli uomini, in cui Napoleone stesso, e questa era la forza di Napoleone, per cui l'esercito francese, pur essendo molto più debole, sconfiggeva sempre gli eserciti nemici, proprio perché il comandante francese invece si riconosceva nel soldato, e quindi il soldato si riconosceva nel combattente, nel comandante,
e quindi i soldati e i comandanti erano un tutt'uno e quindi sconfiggevano sempre gli eserciti nemici, dove invece gli ufficiali consideravano appunto i soldati delle semplici bestie da soma. Inoltre, questa contrapposizione tra il finito e l'infinito, se da una parte fa torto al finito, per esempio fa torto al soldato prussiano o fa torto al condannato a morte, sì, per esempio lei ieri mi raccontava una cosa molto interessante. Lei per esempio ha insegnato in un carcere e diceva appunto che il nostro Stato tende a considerare i condannati come dei puri criminali e quindi li disumanizza, cioè non comprende che sono esseri umani, no? E lei per esempio mi spiegava che molti di questi condannati, pure 3, 4, 5 ergastoli, spesso sono dei poveri disgraziati che in un ambiente sociale devastato, pieno di disoccupazione, sono stati poi sfruttati dalla mafia, dalla malavita organizzata, e però non erano veramente consapevoli di quello che hanno fatto, no? Ovviamente se noi astraiamo da tutto questo, vediamo soltanto il criminale, quello che va ucciso addirittura, no? secondo diciamo, l'ultima mota dell'attuale governo. In questo modo appunto né si dà importanza al finito, ma dice Hegel non si dà neanche importanza all'infinito, perché un infinito contrapposto al finito, dice Hegel, in realtà è un finito soltanto più grande del finito più piccolo, perché evidentemente l'infinito deve ricomprendere in sé tutto il finito. Se ha qualche cosa di finito al di fuori di sé, non è più l'infinito. Perché? Perché è limitato da un altro finito. E quindi è semplicemente un finito più grande contrapposto a un finito più piccolo. Ok? E proprio per questo, per esempio, appunto, la religione si sviluppa nel momento in cui non contrappone più Dio, l'infinito, agli uomini, gli esseri finiti, ma la religione, diciamo, si realizza, raggiunge, diciamo, il suo apice quando l'infinito si fa finito, cioè quando il Dio si fa l'uomo e gli uomini si divinizzano in qualche modo. E quindi si viene a superare questa contrapposizione tra il finito e l'infinito, proprio perché l'infinito non è più contrapposto al finito, ma è la totalità di tutti i finiti, è l'unità, Dio è l'unità di tutti gli uomini, di tutto un popolo, ad esempio. È lo spirito di un popolo, appunto. Quindi diciamo che Hegel in questo modo dà un contributo essenziale alla storia del pensiero umano, alla storia della filosofia, perché supera le concezioni precedenti della filosofia moderna, che nasce con Cartesio può essere considerato in qualche modo il fondatore della filosofia moderna. Perché? Perché Cartesio è, diciamo, il primo pensatore che comprende, supera, diciamo, il modo di pensare tradizionale religioso, che pensava che la verità era qualcosa di oggettivo, cioè esterno all'uomo, che l'uomo doveva trovare fuori di sé, doveva scoprire fuori di sé, mentre invece Cartesio è il primo che comprende che la verità non è qualcosa di estraneo a noi, ma è qualcosa che nasce dalla ragione, che nasce dal pensiero. Ok? Dio stesso è un'idea della ragione, cioè non è che ovviamente c'è Dio che lo possiamo scoprire, che ne so, come troviamo i funghi, no? Il prodotto della nostra ragione, no? Però questa concezione, che Hegel definisce la filosofia della riflessione, non aveva però superato veramente questo problema che c'era nel pensiero precedente, che contrapponeva sempre l'infinito al finito, soltanto che poneva l'infinito in Dio, nell'altro dall'uomo, e quindi nell'oggetto, e quindi considerava gli uomini come puri esseri finiti e quindi non importanti. Con Cartesio, con il pensiero moderno, invece l'importanza, pensate pure all'umanesimo, no? Che mette al centro non più Dio ma l'uomo, si riconosce l'importanza del soggetto, però non si comprende più come appunto anche il soggetto come infinito è tale soltanto in unità con il mondo che lo circonda, con la natura, no? E da qui per esempio nasce quella visione che sta portando
con il capitalismo alla distruzione della natura, proprio perché con questo spirito la natura diventa qualcosa di esteriore, di non importante, qualcosa che dobbiamo semplicemente sfruttare per il profitto, no? In questo modo, con questa concezione, l'uomo per esempio sta distruggendo lo stesso ambiente naturale dove siamo appunto destinati a vivere, proprio perché si toglie qualsiasi valore alla natura, al mondo esterno, no? Proprio perché si pensa che la verità è solo nel soggetto. Proprio per questo Hegel cerca invece di superare questa contrapposizione, questo dualismo tra soggetto e oggetto, tra uomo e natura, tra finito e infinito, tra uomo e Dio, eccetera, eccetera, e cerca invece di rifondare una filosofia cosiddetta monista, cioè non dualista, non che contrappone finito e infinito, soggetto e oggetto, uomo e natura, ma che comprende appunto come la verità in realtà è nell'unità. Perché? Perché l'uomo è natura e la natura raggiunge il suo culmine nell'uomo, non sono due cose contrapposte. Perciò l'uomo, per esempio, distruggendo la natura che lo circonda, distrugge poi anche se stesso e via dicendo. Proprio per questo Hegel cerca di ricostruire invece una visione unitaria, una visione monista, da qui l'importanza del pensiero di Spinoza e la riscoperta di questo grande filosofo che era stato nei secoli precedenti condannato, diciamo, era diciamo un pensatore assolutamente dannato e bandito, proprio perché Spinoza aveva invece questa concezione che l'assoluto, la verità, l'infinito è una totalità, non è contrapposto al finito. Tuttavia, qual era il limite di questa concezione monista della filosofia di Spinoza, e vedremo anche della filosofia di Schelling, che è, diciamo, il filosofo che sviluppa la storia della filosofia subito prima di Hegel, proprio ritornando a Spinoza, che questi pensatori tendevano a pensare l'infinito, l'assoluto, nella sostanza, cioè in qualche cosa di puramente oggettivo, no? Per cui, per esempio, per Spinoza tutto ciò che avveniva era assolutamente necessario. In questo modo, dice Hegel, questi pensatori, come Spinoza e come Schelling, che riprende appunto Spinoza, hanno questo limite di pensare l'assoluto, l'infinito, cioè la verità, come una sostanza, cioè come qualcosa di essenzialmente oggettivo, e quindi di non valorizzare pienamente il soggetto, cioè l'individuo. E quindi, per esempio, nella concezione di Spinoza, visto che la verità è la sostanza, i singoli individui non sono altro che dei modi della sostanza e quindi non hanno in sé veramente valore. E proprio per questo, nel sistema di Spinoza, tutto ciò che avviene in realtà è sempre necessario, cioè noi ci illudiamo di essere liberi, ma in realtà tutto ciò che facciamo lo facciamo perché ci sono una serie di condizioni che ci portano a fare quello che facciamo, proprio perché appunto per Spinoza e poi anche per Schelling, almeno in questa fase, prima dello sviluppo della filosofia di Hegel, l'assoluto, l'infinito, la verità era pensata come qualcosa di sostanziale, mentre per Hegel, e questo è l'elemento essenziale, l'assoluto deve essere una totalità, quindi non può essere soltanto un aspetto, soltanto la sostanza, soltanto la necessità, ma, dice Hegel, l'assoluto deve essere allo stesso tempo sostanza e soggetto, cioè deve essere universale e individuale, deve essere necessità ma anche libertà, cioè non si può contrapporre astrattamente la libertà alla necessità, ok? Perché? Perché se facessimo questo non saremo neanche liberi, no? Pensiamo, che ne so, io per venire qui sono dovuto uscire di casa, faccio un esempio un po' banalissimo, ovviamente ero libero di uscire di casa, però ero libero se uscivo di casa in maniera razionale, cioè passando per la porta e per le scale. Se mi fossi buttato dalla finestra ero libero di farlo, ma questo non mi avrebbe portato qui perché mi sarei sfracellato, ovviamente, no? Quindi io, per essere libero,
non devo contrappormi alla necessità della natura, ma devo rispettare quelle che sono le leggi necessarie della natura, per esempio la legge di gravità, per cui se invece di uscire dalla porta mi fossi uscito dalla finestra mi sarei sfracellato, okay? Quindi per essere libero veramente di arrivare qui non mi sono contrapposto alla necessità, ma ho seguito la necessità delle leggi della natura, se no non sarei appunto potuto essere qui. Quindi la verità non è né nel singolo uomo né nella natura, ma è nell'unità, diciamo, tra soggetto e oggetto, tra uomo e natura, tra uomo e Dio, tra spirito e natura, tra universale e singolare, proprio perché, come dicevamo, l'uomo, lo spirito, è un prodotto della natura. L'uomo è un essere naturale come gli altri, la natura, diciamo, diviene consapevole di sé nell'uomo, ma l'uomo non è che per questo non è più un essere naturale. Ed è essenziale, sia per comprendere l'uomo che per comprendere la natura, vedere l'uomo come appunto un prodotto dello sviluppo della natura, perché pensate, quando l'uomo non era considerato un prodotto della natura, c'era ancora la visione mitica che l'uomo era stato creato da Dio, che aveva sputato sul fango, l'aveva fatto una pallottola, era nato l'uomo, no? Evidentemente così noi non capiamo l'uomo se non lo comprendiamo veramente come il prodotto dello sviluppo della natura. Come noi non capiamo la natura se non la analizziamo dal punto in cui la natura prende consapevolezza di sé, cioè la natura la comprendiamo solo noi uomini. I pesci non comprendono la natura, non hanno il concetto della natura, proprio perché sono esseri naturali che non sono ancora consapevoli di loro stessi come noi uomini. Quindi è soltanto l'uomo che può ricostruire, che può comprendere la natura, può ricostruire la storia della natura. Ok? E proprio per questo, e con questo concludo, per Hegel quindi l'assoluto, la verità, non è né pura sostanza, né puro soggetto, né puro universale, né puro singolare, né puro Dio, né puro uomo, né puro uomo, né pura natura, ma è sempre, diciamo, dall'unità di questi aspetti. E tuttavia, diciamo, questa unità non può portare a mettere questi aspetti sullo stesso piano, come facevano pensatori precedenti, lo stesso Schelling, che sviluppa un sistema filosofico subito prima del sistema di Hegel, che è il sistema dell'identità, che si fonda, diciamo, sull'assoluta identità tra soggetto e oggetto, spirito e natura, e che quindi perde di vista la differenza che c'è tra questi due elementi. Invece noi dobbiamo comprendere l'unità di questi elementi e la differenza di questi elementi, cioè noi dobbiamo comprendere da una parte il fatto che noi siamo esseri naturali, ma dall'altra parte dobbiamo pure comprendere ciò che ci differenzia dagli altri esseri naturali. Perché? Perché altrimenti ci comportiamo come animali, come bestie, no? Quando uno dice, tant'è che se uno ci dice sei una bestia ci offende, no? Perché? Perché è come se non comprendessimo nell'unità anche la differenza. Quindi noi dobbiamo comprendere entrambi questi aspetti, e proprio perché li distinguiamo non li possiamo mettere, unire immediatamente, metterli sullo stesso piano, e questo è un altro punto essenziale del pensiero di Hegel, cioè noi non possiamo considerare la natura inconsapevole come pari o addirittura superiore rispetto all'uomo, che è la natura che diventa anche consapevole di sé. Okay? E proprio per questo noi dobbiamo pensare l'assoluto, la verità, come un soggetto-oggetto, dice Hegel, un'identità di soggetto e oggetto, ma anche una differenza, e dove in questa differenza l'elemento superiore è proprio l'elemento del soggetto, cioè l'elemento dell'individuo, cioè l'elemento dell'uomo, che proprio perché è la natura che diventa consapevole di sé, si sviluppa più degli altri esseri naturali. E proprio per questo, ad esempio, Hegel criticherà radicalmente il pensiero romantico, che invece aveva preso, diciamo, questa direzione reazionaria, proprio perché considerava la natura superiore all'uomo, e quindi in questo modo non valorizzava, per esempio non rispettava la libertà dell'individuo, proprio perché per appunto i romantici, soprattutto il secondo romanticismo,
la natura, essendo infinita, era superiore al singolo uomo finito, no? Invece, appunto, per Hegel la natura si realizza nell'uomo, che è la natura che diventa consapevole di se stessa. Quindi, diciamo, l'assoluto, la verità, è una totalità, è un soggetto e oggetto, dove però a prevalere è l'elemento soggettivo, l'elemento, diciamo, spirituale, l'elemento razionale, anche se ovviamente va sempre compreso nella sua unità con l'altro da sé, cioè con l'elemento, diciamo, puramente naturale, che non è ancora divenuto razionale. Bene, scusate se come al solito sono stato un po' molto lungo. Iniziamo la parte più significativa, che è poi il dibattito, che sviluppiamo sempre, lo dico per chi non ha partecipato a altri corsi, alla fine, diciamo, delle lezioni. Quindi la parola a voi. Ci vuole qualcuno che rompe il ghiaccio. Magari Francesco, scusa, se ti avvicini, perché sì, siccome dalle altre città gli interessati ci seguono solo via video, se ti avvicini al microfono, se no non riescono a seguire il dibattito. Non lo so, per esempio mi ha scritto uno dei Crotone, che c'erano alcuni interessati, però ovviamente ci seguiranno. Ma mi ha colpito il tema del, diciamo, della colpa, non l'hai, cioè l'hai accennato, dell'uomo che agisce, del rapporto che ha l'ebreo con Dio, quindi un perenne senso di colpa, perché Dio è talmente onnipotente, cioè che l'uomo è sempre nulla e che quindi quando agisce perde l'elemento vantaggio. E per l'elemento vantaggio quindi Dio lo punisce, e lo spirito dell'ebraismo è quello poi della dispersione, cioè prima la lotta contro gli altri popoli, poi la lotta all'interno dello stesso popolo, fino ad arrivare alla dispersione, insomma. Diciamo che il cristianesimo giustamente risolve questo problema attraverso l'amore, quindi, come dire, però attraverso un amore che, dato che poi non contempla il peccato, perché il peccato è legato all'azione, cioè se io agisco, come dire, inevitabilmente disobbedisco a Dio, perché faccio un'azione particolare, agisco contro altri uomini, combatto. I greci nella tragedia ce l'hanno abbastanza chiara questa cosa, oppure sottomendo un altro uomo e lo rendo schiavo, no? E quindi, in un certo senso, per risolvere questo problema il cristiano non agisce. Nel momento in cui agisce e si trova di fronte al mondo, il cristiano dice: vabbè, queste sono brutte cose, se ne occupano i politici, per noi il problema è là di là. Infatti per la guerra i cristiani ci hanno messo un po' di tempo prima di dire che la guerra era santa, insomma, cioè sono arrivati al 1100, insomma, già aveva cominciato questo tempo. Quindi c'è sempre il problema, forse ci riguarda anche a noi, che l'azione, in particolare l'azione politica, diciamo un po' un'azione malvagia, cioè è un'azione per il potere. Anche quando noi diciamo di rappresentare la classe lavoratrice e vogliamo cambiare la realtà, agiamo per il potere, cioè vogliamo, come dire, realizzare il potere. Siamo a servizio di una classe, però, come dire, cioè, abbiamo come obiettivo il potere. E il potere è qualcosa di determinato, è quello che Hegel poi chiama positivo, insomma. Positivo in un certo senso è anche razionale, però poi
tutte le rivoluzioni, diciamo, un momento di crisi, proprio perché bisogna determinarsi, cioè il principio della dittatura del proletariato, del superamento della società in classi, scusate adesso chiudo, è un'azione determinata. Lo Stato, l'Unione Sovietica, doveva difendere la rivoluzione, le conquiste rivoluzionarie dall'aggressione degli altri paesi. In questo diciamo processo, per cui è razionale solo la storia, l'uomo rischia, secondo me, di non di non riflettere a fondo, e a volte li perde anche il figlio, insomma, che appunto per lei è l'uomo. Quindi ti chiedo questo: la coscienza dell'uomo, che per il cristiano invece era in un mondo ultraterreno, sta proprio dentro la storia, cioè come dire, il rapporto che l'uomo ha con la propria azione, che è sempre determinata, finita, parziale, malvagia, è sempre dentro la storia. Cioè il tribunale della nostra coscienza, in ultima analisi, è la storia. Basta. Sì, c'è. Mi ricordi il nome, scusa? Bruno. Grazie. Qui va bene così. Sì, se ti avvicini. Se ti avvicini è meglio così. No, voglio chiedere una cosa, l'analisi che fa Hegel dei processi, fa un'analisi di un processo già avvenuto, però, ad esempio rispetto alla rivoluzione francese, ma gli strumenti che usa lui come possono essere utilizzati per processi in itinere, nel senso che o che stanno succedendo o che devono accadere, come che funzione possono avere questa analisi e questa cosa qui rispetto al non al futuro lontano, ma al futuro prossimo, insomma, nel senso, ecco, sono strumenti che utilità se ne può trarre immediata rispetto appunto a quello che si può fare domani o dopodomani, insomma, in questo senso qua, rimanendo molto con i piedi per terra, insomma, ecco, no. E questo è un mezzo che chiedevo, perché lui fa un'analisi rispetto a un fenomeno successo, però, che è accaduto, per cui, voglio dire, ti metti al tavolino ed è facile, insomma, nel senso che una cosa è accaduta, però lo vedo per questi motivi, o quello che penso io che siano i motivi, o le invece è utile, quanto è utile per domani. Grazie. Altri interventi? Vabbè, se per il momento non c'è nessuno, allora io facciamo così, io comincio a interloquire con questi due importantissimi stimoli che sono giunti, però se nel frattempo qualcuno vuole, diciamo, partecipare alla discussione, lo faccio presente che mi blocco, insomma, e vi ridò la parola. Allora, rispetto alle questioni, ecco, pure per spiegare, cioè, dicevo giustamente che questo momento è sempre il momento più bello e più ricco, infatti purtroppo io sono un po' lento e lungo, e quindi lo facciamo troppo tardi, questa è colpa mia. È il momento più bello e più... perché? Perché gli interventi che fate voi ovviamente arricchiscono molto quello che dico io, perché quello che dico io è necessariamente unilaterale, cioè è la mia interpretazione, la mia visione del mondo, mentre giustamente voi arricchite molto perché mostrate altri aspetti che sono ugualmente veri e importanti, proprio perché la verità non è la mia visione del mondo, né quella di ognuno di noi, ma è data dall'unità di tutte queste visioni del mondo, no? Perciò poi la filosofia nasce proprio col dialogo, cioè la filosofia è sempre in questo elemento intersoggettivo del dialogo, perché nessuno, ovviamente, avendo una visione limitata del mondo, ha in mano la verità nasce sempre
dal dialogo, no? E quindi giustamente avete sollevato due problemi importantissimi che io non avevo potuto, che avevo trascurato perché avevo parlato di altre questioni e quindi me l'ero perse. Quindi vi ringrazio molto perché ovviamente arricchite di molto quello che avevo detto. Francesco in particolare ha ricordato un aspetto essenziale che mi ero dimenticato di sottolineare quando parlavamo del destino e dell'azione e dell'interpretazione della tragedia, in particolare della tragedia greca che Hegel fa per spiegare proprio il meccanismo dell'azione, che per Hegel l'azione in quanto tale è sempre tragica. E proprio per questo diceva giustamente Francesco che certe correnti del cristianesimo che si erano sviluppate poi soprattutto nella sua epoca, le correnti romantiche del cristianesimo, erano giunti alla conclusione che proprio perché ogni azione è unilaterale e quindi è particolaristica e quindi diciamo rompe con la totalità, con l'universale, ogni azione è necessariamente colpevole, come sapevano anche i greci, e proprio per questo finiscono per comportarsi come, con un termine che ha reso noto Goethe, e poi è stato ripreso da Hegel, come anime belle, cioè delle persone che, consapevoli che ogni azione è unilaterale, quindi colpevole, ogni azione è necessariamente violenta, perché io agendo voglio imporre in qualche modo la mia concezione della verità a quella degli altri, che facevano, si rifiutavano di agire. E però Hegel mostra, proprio criticando questa concezione dell'anima bella, come l'anima bella, rifiutandosi di agire, era, diciamo, l'anima più colpevole di tutte. Perché? Perché anche la non azione, come sapeva già Aristotele, è una forma di azione. Ed è la forma, diciamo, peggiore, perché è quella che non si assume la propria responsabilità, cioè che non si riconosce nel proprio destino e quindi fa come appunto l'uomo della tragedia greca, che non comprendendo che quello che gli succede è il prodotto della sua azione, del proprio destino, la vive come appunto una catastrofe, no? E soltanto invece nel momento in cui prende coscienza che quello che ha fatto è il prodotto del proprio destino, pensate a Antigone, no? Che giunge alla conclusione dicendo: proprio perché soffriamo, proprio perché soffro, mi rendo conto che quello che ho fatto era unilaterale. Perché? Perché la sofferenza nasce proprio da questo, cioè nasce proprio dall'aver pensato che la mia visione del mondo è la verità e quindi di volerla in qualche modo imporre agli altri. E tuttavia, appunto, chi non agisce sostanzialmente è un po' come il fariseo, no? Che è un ipocrita sostanzialmente, perché è sempre facile condannare appunto quelli che agiscono, perché chiunque agisce è sempre appunto unilaterale. E quindi, se è vero che l'azione è sempre tragica, e tuttavia la realtà in cui viviamo, cioè questo mondo antropizzato, è il prodotto di tante azioni tragiche di tutti gli uomini che hanno agito fino adesso. Cioè, se non ci fossero state queste azioni, non esisterebbe il mondo antropizzato in cui viviamo. E quindi, come vedremo meglio quando studieremo da un paio di lezioni la fenomenologia dello spirito, per Hegel, e qui ci leghiamo pure un po' le cose che diceva Bruno, l'uomo di azione è in prima istanza, almeno, e questo era pure un aspetto che ricordava Hegel, che ricordava Francesco, Hegel lo definisce nella fenomenologia dello spirito l'uomo del corso del mondo, cioè a differenza dell'anima bella, dell'uomo della virtù, che appunto proprio perché vuole realizzare i suoi perfetti ideali poi non agisce mai, perché appunto è come il cosiddetto socialismo reale, no?
diciamo, le anime belle del comunismo non si riconoscono mai nel socialismo reale, cioè qualsiasi socialismo reale, proprio perché è reale, va condannato, no? Perché? Perché ovviamente è unilaterale, non è l'idea perfetta, no? Si deve sporcare le mani con l'altro da sé, con la realtà, con la natura, con l'egoismo degli uomini, con l'arretratezza, con i paesi imperialisti che ti aggrediscono, e quindi in qualche modo, diceva giustamente Francesco, è violento, cioè deve puntare al potere, e quindi puntando al potere, essendo violento, parlavo per esempio prima del terrore, no? Parlando della nascita della democrazia moderna, appunto si lega a questo elemento, e quindi diventa poi facile da un certo punto di vista, da parte dell'anima bella, quello di condannarlo. Appunto, è facile dal punto di vista del puro comunismo condannare qualsiasi forma, qualsiasi espressione del cosiddetto socialismo reale, perché tutto il socialismo reale non può che aver tradito la pura e perfetta idea del comunismo, no? E noi, se ci mettessimo qui, tutte le formazioni politiche le potremmo tutte condannare, perché tutte non sono, diciamo, il puro comunismo, sono tutte, diciamo, si devono tutte, devono fare tutti i conti con l'elemento dell'esistente, cioè con l'elemento del finito, cioè non con qualche cosa di propriamente razionale, quindi si sporcano le mani. Qual è la soluzione che da Hegel, ovviamente anticipo, poi lo vedremo meglio con la fenomenologia, la soluzione che da Hegel, e qui pure ci ricolleghiamo un po' alle cose che diceva anche Bruno, è nel perdono dei peccati, cioè nel fatto che l'uomo, il teorico, deve riconoscere l'uomo d'azione, cioè diciamo il professorone marxista deve riconoscere poi i proletari che hanno realizzato il socialismo reale, perché se il socialismo fosse rimasto solo nella testa del professorone non si sarebbe mai realizzato, sarebbe stato una pura utopia, e allo stesso tempo però quelli che fanno il socialismo reale debbono riconoscersi nel teorico, perché il teorico, proprio perché non agisce, non è unilaterale e riesce, diciamo, ad avere una visione d'insieme e quindi anche a cogliere quelli che sono i necessari limiti di ogni azione particolare. E quindi diciamo che per Hegel questa contraddizione, che poi è una contraddizione fondamentale, si supera soltanto nel momento in cui l'uomo d'azione, cioè il politico, riconosce i propri limiti e quindi riconosce la parte di verità che ha il teorico, e il teorico, che riconosce i propri limiti, cioè il fatto di essere una pura ragione astratta e non reale, e quindi riconosce anche il valore di quello che fa l'uomo d'azione. E per questo, diceva giustamente Francesco, per Hegel l'unico tribunale, il giudizio universale, dice Hegel, è la storia universale, cioè è la storia universale che poi dà il suo giudizio, cioè dirà chi aveva veramente ragione, cioè chi agiva in maniera razionale, perché chi agisce in maniera razionale, no, contribuisce al processo storico. E così mi leggo all'altro aspetto molto importante che sottolineava Bruno. Ora, evidentemente Hegel non è un uomo politico, Hegel è un teorico, cioè è un uomo di pensiero, quindi Hegel sostanzialmente non agisce direttamente, ma riflette sulle azioni degli altri, e questo è anche un po' il limite che coglieva giustamente Bruno. Tant'è che Hegel paragona la filosofia alla nottola di Minerva. La nottola di Minerva è la civetta, che era l'uccello che rappresentava Minerva, che è la divinità della ragione, rappresenta la razionalità, no? E dice che la filosofia è come la nottola di Minerva, perché la nottola di Minerva, essendo un uccello notturno, si alza in volo, e quindi la teoria guarda il mondo dell'azione dall'alto, e quindi lo vede nella complessità, ma si alza in volo soltanto sul far della sera, cioè soltanto dopo che gli uomini che fanno la storia, gli uomini politici, gli uomini del corso del mondo, hanno agito, e soltanto dopo viene il filosofo che cerca di comprendere quello che fanno gli uomini, proprio perché, dice Hegel, per agire non si può ragionare troppo, perché se io ragiono troppo poi non agisco mai,
Perché? Perché se io voglio agire perfettamente, dovrei prevedere tutte le reazioni che tutti gli altri avranno alla mia azione, ma io non potrò mai prevederlo, proprio per questo la mia azione non porterà mai a quello che io pensavo, sarà sempre diversa. Perché? Perché si interfaccia, questo è l'elemento tragico, no? Si interfaccerà quando io agisco con tutte le azioni di tutti gli altri, proprio perché la verità non è nella mia azione, ma è nel prodotto di tutti, cioè nella storia, è nella storia universale. Proprio per questo, e questo però giustamente lo voleva Bruno, è il grande limite di questa concezione della filosofia, che è la filosofia idealista, che per quanto stiamo vedendo è importante per la nascita del marxismo, che è la forma più sviluppata della filosofia, ha ancora questo limite, cioè è una filosofia puramente teorica, è una filosofia che, come riconosce Hegel, che era consapevole di questo limite, dice che la filosofia arriva sempre troppo tardi, proprio perché nessuno può prevedere il futuro, no? Non esistono profeti. Lo scienziato studia quello che è successo, perché lì può avere una comprensione dell'insieme. Mentre appunto chi agisce, dice Hegel, non può essere pienamente consapevole di che cosa porterà quell'azione, no? Per esempio, per Hegel, il prototipo dell'uomo d'azione è Napoleone, no? Quello che in quell'epoca stava facendo, l'uomo politico per essenza, no? Che faceva la storia universale, e Napoleone appunto aveva come motto «On s'engage et après on voit», cioè non è che io prima sto a pensare tutto, perché così non agisco. Napoleone vinceva tutte le guerre, pure con pochissimi soldati, proprio perché si buttava nell'azione. Cioè attaccava il nemico quando non se l'aspettava, con pochissimi uomini lo sbaragliava, proprio perché appunto ci si ingaggia, cioè ci si butta nell'azione e poi si vede come andrà a finire, perché se io voglio prevedere tutto non agisco mai. E quello però è la forma, diciamo, peggiore di azione. Vedremo che questo limite del pensiero hegeliano sarà superato da Marx, che facendo proprio questo bagaglio svilupperà una nuova forma di filosofia, che è quella che Gramsci definirà a ragione la filosofia della prassi, che può essere racchiusa, se vogliamo racchiuderla in una formula, è sempre sbagliato, però ci dà un'idea, nella famosa undicesima tesi su Feuerbach, con cui Marx fa suo il patrimonio dell'idealismo tedesco ma lo supera, e dice: i filosofi fino adesso si sono limitati a interpretare soltanto in maniera diversa il mondo, proprio perché ragionavano sempre dopo l'azione, dice Marx, si tratta non solo di comprendere il mondo, ma si tratta di trasformarlo, e per questo però dobbiamo passare all'azione. Proprio per questo Marx non era un puro filosofo come Hegel, ma è stato anche un grandissimo politico rivoluzionario, è stato forse il più importante esponente della Prima Internazionale, che è stato uno dei momenti più importanti dell'azione politica della sua epoca e anche più in generale del corso del mondo. Va bene, ci sono altre... Ovviamente non vi fate influenzare da Francesco, che è uno degli studiosi più importanti di Hegel, per cui insomma sta nel pubblico, ma dovrebbe stare lui seduto qui, per cui non è che uno deve parlare per forza come parla Francesco, insomma, anzi si possono cogliere poi tanti altri aspetti, nulla. Sì. Ciao, grazie a voi. Quindi pure se ci sono questioni apparentemente meno complesse. Sì, vabbè, io provo a banalizzare un po'. Io sono stato in discussione proprio della parte iniziale, insomma, sugli aspetti della religione. Una parte. Più vicino un po' che così. Parli di tentativi, di proporre una concezione rivoluzionaria della religione, però allo stesso tempo poi giustamente dici che tutto ciò che è un messaggio di cambiamento, un messaggio evangelico, nel momento in cui diventa religione non può essere rivoluzionario. E quindi
quindi io ho trovato questo un po' un elemento di contraddizione nelle cose che ci hai raccontato e descritto di quel periodo storico, oltre che del ruolo che hanno avuto insomma, diversi filosofi di cui ho parlato, quindi volevo chiederti un po', potevi chiarire proprio questo aspetto sulla religione in sé? Sì. Vabbè, ci sono altri interventi? Se no poi parlo sempre io. No, allora comincio. E poi se comincio a rispondere. Scusa, se infinito e totalità sono in qualche modo delle categorie assimilabili nella filosofia. Ok, sì, diciamo che il problema che hai messo in luce poi è il problema fondamentale di tutti questi scritti che abbiamo affrontato. Diciamo che in un primo momento, come ho cercato di spiegare, Hegel tende in qualche modo a contrapporre la ragione, la morale, quindi il messaggio rivoluzionario del Cristo alla religione, cioè vede nella religione, come appunto indicavi giustamente te, diciamo un elemento puramente negativo, un elemento puramente positivo, un elemento in cui si perde quell'aspetto razionale e morale, rivoluzionario che è il messaggio evangelico, e si scende diciamo a compromessi con il culto, con tutti aspetti appunto positivi, puramente storici, quindi puramente esistenti e non razionali. Però abbiamo anche visto, e questo diciamo era il punto a cui arriva Hegel in questo ragionamento, che Hegel poi si rende conto come in realtà questi due aspetti sono sì contrapposti, ma sono anche appunto legati, perché appunto il Cristo, che in qualche modo è nemico della religione del tempo, dell'ebraismo, e viene ucciso dai religiosi del tempo, dai preti del tempo, dai farisei, in realtà poi, anche non volendo, fonda una nuova religione, no? Proprio perché c'è questo legame, diciamo, tra la teoria e la prassi, no? Cioè la teoria è vero che ragiona sulle prassi precedenti e quindi le critica, ma allo stesso tempo dalla teoria nascono nuove, anche se magari involontariamente, nascono nuove prassi. E ovviamente queste prassi non possono essere considerate solo dei tradimenti della teoria, se no appunto ragioneremo astrattamente, come quelli appunto che condannano tutta la storia del comunismo in nome della pura idea del comunismo. Bisogna sempre comprendere appunto questa relazione tra la teoria e la prassi, cioè questo legame indissolubile. Invece, rispetto alla seconda questione, pure molto importante, diciamo, cioè del rapporto tra l'infinito e la totalità, diciamo che c'è diciamo un'identità, ma come al solito c'è anche una differenza, e noi dobbiamo tenere sempre presente, proprio per questo Hegel dice che per comprendere la realtà ci vuole la dialettica, bisogna comprendere anche le contraddizioni della realtà, perché la realtà è contraddittoria, cioè il puro pensiero è lineare, la matematica è lineare, ma la realtà è sempre contraddittoria. Quindi pure tra infinito e totalità dobbiamo cogliere l'identità, perché da una parte è vero, cioè l'infinito, ricomprendendo tutto, è la totalità e quindi anche la verità. E però, come dicevamo, è la verità e la totalità solo se l'infinito non è contrapposto al finito, al particolare, perché altrimenti sarebbe una pura astrazione e quindi una pura idea dell'intelletto, ma non sarebbe la verità, ok? Perché la verità è sempre data dall'unità del pensiero e dell'azione, della ragione e della realtà. Perciò Hegel diceva che il vero pensiero razionale è solo quello che diventa reale, perciò poi è la storia che decide quale pensiero è razionale, no? Cioè la storia che decide tra Marx e Stirner, per esempio, con cui Marx polemizzava, chi c'aveva ragione poi in effetti, no? Cioè chi riesce a tradurre il pensiero in storia, in prassi sostanzialmente, no? E proprio per questo
e anche la realtà è veramente reale solo quando è razionale, insomma. Ci sono altri contributi? Sul termine reale, cioè la domanda è questa, è praticamente riferito esclusivamente, diciamo, alla storia, cioè nel senso anche la dialettica è il metodo dialettico è applicabile esclusivamente alla storia, quindi alla storia delle società umane, oppure ad esempio è concepibile in qualche modo l'applicazione alle scienze, diciamo, galileiane in qualche modo? Perché chiedo questo? Perché in effetti, venendo io dalle scienze galileiane, ci sono alcuni fisici che sostengono che, diciamo, che la realtà è razionale, nel senso che io, cioè le equazioni che scrivo rappresentano in qualche modo, sono proprio la realtà, cioè la realtà funziona in quel modo, mentre altri sostengono che invece quelle sono puramente descrizioni della realtà, ma non rappresentano in qualche modo se funziona. Sì, diciamo che hai posto una questione estremamente importante ed estremamente complessa, su cui c'è stato un grandissimo dibattito nella filosofia post-hegeliana, che dura fino a praticamente ai giorni nostri. Per esempio, è pure uno dei dibattiti più importanti che si è sviluppato anche nel marxismo, cioè ci sono pensatori marxisti che, seguendo Engels, credono che la dialettica non sia qualche cosa di puramente razionale, ma sia anche qualche cosa di reale, quindi c'è una dialettica nella natura, la dialettica non è solo nel pensiero, proprio perché il razionale, per essere veramente razionale, deve essere anche reale, e il reale, per essere veramente razionale, per essere veramente reale deve essere anche razionale. Invece altri pensatori importantissimi del marxismo, quelli che hanno fondato il cosiddetto marxismo occidentale, come Lukács, il giovane Lukács almeno, poi, Lukács poi svilupperà un pensiero più vicino a quello di Engels, che invece sostengono che la dialettica vale solo per le scienze umane, cioè è solo un'interpretazione sostanzialmente della realtà, ma la realtà in sé non è dialettica, quindi negano. Diciamo che secondo Hegel è più vera l'interpretazione diciamo di Engels, cioè che la dialettica non è puramente un prodotto del pensiero umano, ma è anche qualche cosa che è nella realtà, e quindi appunto l'uomo, per spiegare la realtà, deve usare la dialettica, proprio perché la realtà è dialettica, cioè diciamo è contraddittoria, è complessa, non è lineare come la matematica. Perciò la matematica è un pensiero puramente astratto, mentre la fisica, per esempio, è un pensiero dialettico, proprio perché deve comprendere la realtà nella sua contraddittorietà. Proprio perché, come abbiamo visto, secondo Hegel la verità non è né nel soggetto, cioè nel puro pensiero, né nell'oggetto, cioè nella natura, nella pura realtà, ma, come vedremo meglio con la fenomenologia, nasce sempre dal rapporto tra, diciamo, gli scienziati e la natura, che diciamo che interpretano. Ovviamente le loro interpretazioni hanno validità non perché sono pure invenzioni, ma perché sono forme sempre più complesse di comprensione della complessità del reale. Questo, diciamo, che l'elemento dell'identità tra il reale e il razionale, quindi da questo punto di vista è vero che c'è una dialettica nella natura, però è anche vero, e dobbiamo sempre ricordarci identità e differenza, che c'è anche una differenza, cioè che ovviamente il pensiero è puramente razionale, mentre la natura non è mai puramente razionale. Cioè le leggi della natura le creano gli scienziati, nella natura ci sono sempre dei casi particolari che noi possiamo racchiudere in delle leggi, ma sempre fino a un certo punto, okay? C'è sempre il cosiddetto scherzo di natura, no? Cioè,
che metteva in crisi gli scienziati che pensavano ci fosse una corrispondenza piena. Perché? Perché nella natura, oltre all'elemento reale e razionale, c'è anche l'elemento puramente esistente, che è casuale, che è accidentale, e che quindi non sarà mai puramente e perfettamente razionale. Ok? Non so se la domanda era troppo complicata, cioè la questione che posto era troppo complicata, soprattutto a quest'ora e con poco tempo mi rispondo. Però la riprenderemo, perché è una questione, diciamo, di rimente. C'è un ultimo intervento? No, va bene. Ok, vi ringrazio e vi do appuntamento per chi avesse interesse a mercoledì prossimo, sempre alle 18, per il secondo incontro.